Gracias. los quindi quando li vedo che si si è, quando vediamo vediamo che un pochino Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenute, benvenuti. Io sono Sandra Carapezza e insegno letteratura italiana in questa università. Quindi, sono quella che nel gergo accademico si definisce una italianista. Questa mattinata di oggi infatti è promossa dal Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici di questa università, dal corso di laurea in lettere, ma anche dall'Associazione degli Italianisti, che ha un suo gruppo didattico che si occupa quindi di raccordare le attività dell'università con quelle della scuola. Gruppo che in Lombardia ha la sua figura chiave di riferimento nella professoressa Marianna Villa, che mi è caro ringraziare per l'organizzazione di questa giornata fin da adesso. Promuove questa giornata il nostro corso di laurea in lettere, quindi cedo la parola per un saluto alla Presidente del corso di laurea in lettere triennale e dei due corsi di laurea magistrali con indirizzo antichistico e con indirizzo modernistico dell'Università degli Studi di Milano, la professoressa Laura Neri. Grazie. Grazie, e sono molto contenta di vedere un'aula magna praticamente piena. Mm. Non si sente? Della più, vicino. più vicino. Mi sentite? Sì. Devo spegnere questo? Non so. Devo alzare? Devo alzare? No, adesso si sente meglio? Grazie. Qui si sente meglio, oh. forse. E dunque riprendo i saluti. Riprendiamo da qua. Buongiorno a tutte e a tutti. Eh, dicevo mi fa particolarmente piacere vedere un'aula magna quasi piena e eh, portare i saluti del collegio didattico in questa giornata organizzata da alcuni dei nostri docenti. E, oltretutto mi sembra molto importante che siano proprio le opere di due grandi autori come Manzoni e Svevo i temi di questa giornata, della giornata della, lettera della letteratura è un argomento, un argomento molto affascinante come il romanzo, il genere della modernità, insomma, a rappresentare il ponte, cioè questo oggetto di dialogo importante tra l'università e eh, la scuola superiore. Argomenti che, sì, certo, voi studiate a scuola, che si studiano a scuola, ma che si studiano anche in università, seppure in modi diversi, in modalità diverse, anzi, chi tra voi tornerà nelle nostre aule come studente universitario, eh, quasi sicuramente studierà ancora Manzoni, studierà Svevo, studierà le dinamiche e le forme del romanzo. Speriamo di rivedervi. E comunque, come diceva la professoressa Carapezza, è un rapporto molto importante quello che l'Associazione degli Italianisti ha in corso ormai da molto tempo con la scuola superiore, è un rapporto a cui noi come corso di laurea lavoriamo anche noi da anni eh, e mh, stiamo costruendo ormai da tempo progetti eh, e eh, finanziamenti oltretutto specifici che moltiplicheranno le iniziative anche in futuro, eh, che già sono molte ma le moltiplicheranno dall'università alla scuola e viceversa, proprio per incrementare questo dialogo importante anche per chi naturalmente non verrà poi a fare lettere, ma è un rapporto, un dialogo molto aperto. Io sono particolarmente lieta di questa giornata, quindi sono contenta di aver riportato i saluti, non rubo altro tempo alle relazioni che saranno interessantissime visto i relatori che abbiamo. Mi scuso perché invece io non posso ascoltare perché tra poco ho lezione, quindi devo andare in aula. Saluto tutti i colleghi relatori e tutti i partecipanti, vi auguro davvero una buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie. Allora, prima di passare la parola al primo dei nostri relatori per la prima parte di questa mattinata, perché vi ricordo che la mattinata è divisa in una prima parte in cui ascolteremo le tre relazioni e una seconda parte invece in cui sarete voi, saranno eh, le ragazze e i ragazzi di tre scuole a presentare il loro lavoro. Ecco, prima di fare questo, tre appuntamenti veloci da segnarvi in agenda da, da gennaio a maggio. Il primo è appunto entro il 31 gennaio eh, iscrivetevi al concorso di fotografia a tema dantesco promosso dall'Associazione degli Italianisti e dal Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici. Il concorso quest'anno ha per tema Purgatorio e Paradiso insieme e appunto la scadenza per l'iscrizione è fissata al 31 gennaio, poi per mandare la vostra fotografia sarà il termine il 15 febbraio nel mese di gennaio organizzeremo due incontri telematici uno sulla fotografia e uno invece sulla rappresentazione figurata di Dante, quindi Dante e la miniatura e poi ci sarà la premiazione il 25 di marzo qualcuno di voi forse ha già partecipato lo scorso anno sull'Inferno ecco si rimetta alla prova quest'anno invece sulle altre due cantiche questo è il primo appuntamento secondo appuntamento per i docenti il percorso di aggiornamento di formazione sulle, su Calvino, Calvino l'esperienza dei libri, Calvino per la scuola, organizzato in particolare dal professor Bruno Falcetto, tre pomeriggi, 22 febbraio, 28 febbraio e 6 marzo. E ultimo, per tutti quanti voi, a maggio. 18 maggio in questa università si terrà un grande festival, si può dire così, un grande festival a tema medievale, il Medioevo di Unimi, con tante iniziative diverse dal teatro all'esposizione eh, di lavori della scu delle scuole stesse, anche qui forse qualcuno è già coinvolto, eh, giochi, insomma <ride> un'iniziativa così di intrattenimento culturale. Il sabato e poi la domenica non in unimi, ma in altre sedi milanesi. Ecco. Ricordatevi questi tre appuntamenti e adesso invece eh mi piace presentare il primo relatore che è il professor Guglielmo Barucci che insegna letteratura italiana qui per il corso di beni culturali perché noi lavoriamo non solo sul corso di lettere ma su altri corsi sempre della facoltà di studi umanistici il, il professor Barucci insegna da anni letteratura italiana per chi si iscrive a beni culturali ma insegna anche il corso avanzato di letteratura italiana a lettere e il corso di studi danteschi eh, non vi faccio una presentazione come si usa a fare nei contesti accademici, mi limito a segnalare quali sono insomma, i suoi principali interessi di studi, cioè Dante, il Rinascimento e anche Manzoni. Forse qualcuno di voi conoscerà il professor Barucci per le varie iniziative di coordinate dantesche, lui è una coordinata essenziale delle coordinate dantesche. Gli cedo subito la parola per il suo intervento sul romanzo nella letteratura italiana fino a Manzoni, così scopriremo che se e che esisteva il romanzo prima di Manzoni. Grazie. Grazie mille Sandra e buongiorno. Allora, cominciamo subito con qualche problema. Eh, non parte, ok. No, sì, Ho fatto spoiler, ok. Buongiorno. Dicevo, a me è toccato di parlare del romanzo italiano prima di Manzoni, il che, per l'appunto, fa venire subito in mente una domanda. Ma è esistito un romanzo italiano prima di Manzoni? Certo, bene o male, tutti noi poche settimane prima di studiare I promessi sposi abbiamo studiato Le ultime lettere di Jacopo Ortis, che effettivamente in media sono il primo romanzo italiano che studiamo a scuola cioè abbiamo attraversato 500 e più anni di storia della letteratura italiana senza mai imbatterci in un romanzo il che come dire ci impone di riformulare la domanda, quindi ci chiediamo ma è esistito un romanzo italiano prima delle ultime lettere di Jacopo Ortis? Allora proviamo a dare una risposta partendo proprio da Foscolo, ma non il Foscolo romanziere autore dell'Ortis ma il foscolo lettore, anzi il foscolo ragazzo che leggeva romanzi. Per chi ha 18 anni, cioè più o meno l'età che avete tutti voi, foscolo ha fatto qualcosa che forse alcuni di voi hanno già fatto, che probabilmente altri faranno, cioè si è fatto una bella lista di libri da leggere per poter essere un giorno un intellettuale. È quello che viene chiamato il piano di studi, che ci è arrivato. E dentro questo piano di studi c'è una sezione che è specificamente dedicata al romanzo ed è interessantissima perché ci dice a che cosa pensava quando pensava ai romanzi un ragazzo della generazione di Foscolo, che è poi anche la generazione di Manzoni, eh, che ha sette anni meno di Foscolo. Ora, io vi faccio vedere alcuni di questi romanzi e poi proviamo a ragionarci insieme. Allora, in primo luogo Foscolo dice: Leggi Pignotti, un autore vissuto tra il 7 e l'800, che oggi è ignoto, ma all'epoca era famosissimo, famosissimo per le sue favole. Allora, le favole, lo dico subito così sgombriamo il campo: non sono La bella addormentata nel bosco, Biancaneve, quelli sarebbe meglio chiamarli fiabe. Le favole sono La volpe l'uva, Il lupo l'agnello, cose simili. E infatti Foscolo conferma perché subito dopo dice leggi gli antichi scrittori, cioè latini, greci, di favole, quindi Fedro, Esopo, che magari anche solo come nome abbiamo sentito. E qui però ci chiediamo subito cosa centrino le favole in un elenco di romanzi, giusto? Allora, beh, in primo luogo, comunque, le favole sono dei micronuclei narrativi. In secondo luogo, le favole presentano una morale. È il famoso La morale della favola è che troviamo alla fine delle favole. Segniamocelo perché ci torniamo. E in terzo luogo, nelle favole, l'autore, per dire così, si manifesta all'interno del testo. Cioè finisce la sezione narrativa e comincia una sezione in cui l'autore prende la parola per dire qual è per lui la morale della favola. E segniamoci anche questo perché ritorniamo anche su questo. Poi Foscolo dice leggi Goethe e capiamo subito che vuol dire leggi i dolori del giovane Werther. E qui secondo me molti di voi stanno pensando a ah, eccolo, eccolo lì il romanzo che poi lui plagia nell'ortis. Perché effettivamente sono tutti e due romanzi epistolari, quindi che si presentano come raccolta di lettere. Il canovaccio... È lo stesso, un giovane uomo che si innamora di una giovane donna, che lo ricambia, ma è stata promessa in matrimonio dalla famiglia a un altro uomo. Quindi il loro amore non può realizzarsi e quindi alla fine del romanzo il giovane uomo si suicida. Ora, in realtà i due romanzi sono diversissimi per temi, per finalità, per stile, per struttura, però... Però sì, effettivamente il Werther, eccolo lì in questo elenco di romanzi da leggere. Poi Foscolo inserisce degli altri romanzi e qui probabilmente mh, state pensando mai sentiti. Ed è vero, oggi questi romanzi vengono letti molto meno del Werther, ma all'epoca non era così. All'epoca questi erano dei best seller, li leggevano tutti. Io vi dico qualcosa solo su questo romanzo, La Pamela di Richardson. Allora, in primo luogo è un romanzo epistolare, come il Werther, come l'Ortis, come la Nuova Eloisa, che forse è il più famoso di questi. cioè ci dice che nel Settecento il romanzo epistolare è la tipologia più comune, tipica. E quindi già capire che Manzoni si distacca è interessante a suo modo. Poi. Il titolo, Pamela, viene dal nome della protagonista Pamela, che è una giovanissima donna, 15-16 anni, bellissima, virtuosissima, ma molto povera. E di lei si innamora l'aristocratico locale, che è anche il suo padrone. Si innamora però di lei in maniera aggressiva, invasiva, e lei lo respinge. Come nei promessi sposi? Come nei promessi sposi? Però nella Pamela il giovane aristocratico capisce allora la nobiltà interiore di Pamela e allora comincia ad amarla virtuosamente e lei si accorge della differenza e allora lo accoglie e si sposano e lei diventa un'aristocratica. Allora già così ci accorgiamo che Manzoni non avrebbe mai e mai scritto un romanzo con un finale così facile, così consolatorio. Ma non avrebbe neanche mai scritto un romanzo così socialmente inverosimile. Perché che una plebea, per di più povera, entri a far parte dell'aristocrazia inglese del Settecento, vabbè, è veramente la fiaba di Cenerentola. Ora, già così, di nuovo vediamo lo scarto di Manzoni rispetto alla tradizione. Sulla Pamela, però, vi dico altre due cose. Allora, voi siete troppo giovani, però quando tornate a casa chiedete a vostra madre, mamma, ma tu lo guardavi Elisa di Rivombrosa? Se vi dice di no, c'è il 40% di probabilità che vi stia mentendo anche su questo. Perché agli inizi del 2000 questo sceneggiato televisivo, Elisa di Rivombrosa, faceva il 40% di share in televisione, cioè lo guardavano tutti. Il punto è che Elisa di Rivombrosa comincia dalla stessa situazione e con lo stesso sistema dei personaggi della Pamela. Poi va da un'altra parte perché comunque è un, è un po' un polpettone, diciamocelo. Ma la cosa importante è vedere come le trame passino da un romanzo all'altro, da un secolo all'altro, come in questo caso da un mezzo all'altro. La cosa importante è come le trame vengono trasformate, come vengono adattate alla nuova sensibilità, ai nuovi tempi, esattamente come per il Werther e l'Ortis. La seconda cosa, ora se guardate, dietro il titolo Pamela c'è un sottotitolo, O della virtù ricompensata. Perché? Perché, e lo chiarisce l'autore stesso nell'introduzione, le giovanissime lettrici di questo romanzo capiscono quanto sia importante tutelare la propria virtù e ci siamo capiti su cosa vuol dire. Perché così le giovani lettrici vedono che Pamela è stata ricompensata con il matrimonio, con l'ingresso nell'aristocrazia. Insomma, il romanzo contiene una morale, ma anche le favole contenevano una morale. Il morale della favola è che la morale della favola è che ma è così anche per Manzoni perché proprio alla fine dei promessi sposi quando i due si sono ormai sposati discutono tra di loro su ciò che hanno imparato attraverso tutte le loro avventure e arrivano a una conclusione e il narratore dice che la conclusione trovata dai due sposi è il sugo della storia la morale della favola il sugo della storia è la stessa cosa. Cambiano le parole, ma è la stessa cosa. Poi, certo, il sugo della storia di Manzoni è lontanissimo, dal diciamolo pure, dal perbenismo della Pamela. È qualcosa di molto più sofferto, complesso, ma, ma abbiamo trovato un primo filo rosso che lega le favole, la lista di Foscolo e i Promessi Sposi. Però, però questi sono tutti romanzi stranieri inglesi, francesi, tedeschi? Foscolo non inserisce un romanzo italiano nella sua lista? Beh, uno sì, questo. E qui in genere saltiamo tutti sulla seggiola, perché che cosa c'entra l'Orlando furioso? Allora, in primo luogo è in poesia e i romanzi sono in prosa. In secondo luogo è un poema cavalleresco, non un romanzo. Allora, Già i lettori del Cinquecento, quando prendono in mano l'Orlando Furioso, si rendono conto che è qualcosa di straordinario. Però, però è strano, è nuovo. Insomma, si chiedono che cosa sia, a quale genere appartenga, che etichetta gli mettiamo. E già i teorici della letteratura del Cinquecento rispondono che l'Orlando Furioso è un romanzo. Ecco perché in questa lista. Va bene, è un romanzo, abbiamo giustificato la sua presenza nella lista, ma cosa vuol dire? Beh, i teorici del Cinquecento dicono che il romanzo è un genere che appartiene a noi moderni. E cosa vuol dire? Beh, vuol dire che la cultura classica greca, latina, non ha dato una descrizione del romanzo, non ha fornito una teoria, non ha dato delle regole, delle norme. Però se non ci sono regole, beh, in primo luogo vuol dire che il romanzo poi può prendere tante forme diverse, che è una cosa che vediamo anche oggi, il romanzo ha tante forme. Ma poi, se non ci sono regole, vuol dire che l'autore è libero, è libero ad esempio di manifestarsi all'interno del testo. Ad esempio, il narratore dell'Orlando furioso ci racconta del suo amore complicato, ci racconta dei suoi tentativi di uscire da quell'amore. Si mette in mostra mentre dà in escandescenze, si mette in mostra mentre chiede scusa per avere dato in escandescenze. Ma anche nelle favole l'autore si manifestava all'interno del testo perché era lui che si assumeva la responsabilità di dire qual è la morale della favola. Ma lo fa anche Manzoni nei Promessi Sposi. Anzi, in realtà, nel Fermo Lucia, che è la prima stesura dei Promessi Sposi. Lo fa anche in maniera molto più chiara, perché nel Fermo Lucia il narratore dice che i luoghi in cui si svolge l'inizio del romanzo sono i luoghi della sua infanzia, i luoghi in cui lui ha passato le vacanze estive. E nel Fermo Lucia il narratore ci mostra il figlio, che è ancora bambino, che rincorre i suoi porcellini d'India avanti e indietro per cercare di raggrupparli assieme. Esattamente come lui, il narratore, sta cercando di raccogliere i personaggi del romanzo dispersi per l'Italia in un unico luogo. Di nuovo, il filo rosso, favole, lista di Foscolo, promessi sposi. Ma se l'autore è libero, è libero anche di usare la storia che sta raccontando per parlare di qualcos'altro. Ad esempio, l'Ariosto, nell'Orlando Furioso, utilizza la storia dei suoi paladini. Per parlare, ad esempio, della situazione politica in Italia nel Cinquecento o per parlare della condizione della donna nel Rinascimento. Ma la stessa cosa che fanno le favole: l'autore utilizza una storia di animali per parlare di qualcosa d'altro, per parlare dei vizi umani, dei comportamenti umani, della società umana. Ma lo fa anche Manzoni. Pensate a un episodio che penso. Tutti abbiamo in mente quello della notte degli imbrogli, quando Renzo e Lucia entrano in casa di Don Abbondio per tentare di fare il matrimonio di sorpresa. Ma Don Abbondio se ne accorge, allora scappa in un'altra stanza, si chiude dentro, e mentre fuori c'è Renzo che con i pugni picchia sulla porta per farlo uscire, lui va alla finestra e comincia a gridare: Aiuto, aiuto, accorrete, gente in casa! E in questa confusione generale che coinvolge tutto il paese, lì il narratore si ferma e dice: Ecco chi guardasse questa scena dall'esterno direbbe che Renzo che è entrato in casa altrui di notte con l'inganno per costringere Don Abbondio a fare qualcosa che Don Abbondio non vuole fare è un aggressore mentre Don Abbondio che è stato sorpreso in casa sua di notte eccetera è la vittima mentre invece è Don Abbondio che ha commesso l'ingiustizia ed è Renzo la vittima e di fronte a questa distorsione delle idee umane, il narratore dice, così va il mondo. Vogliamo dire, così andava nel secolo XVII. E proprio dice, quando dice, no, no, oggi queste cose non succedono, succedevano solo nel cattivissimo Seicento, beh ci sta dicendo, no, in realtà questa storia parla di noi, parla delle nostre storture mentali, dei nostri pregiudizi, dei nostri preconcetti, parla di noi di nuovo il filo rosso che unisce favole, Foscolo, Manzoni. Però, dato di realtà, questi romanzi stranieri sono di pochi decenni prima di Foscolo, cioè sono i romanzi che leggevano i genitori, i nonni, mentre Foscolo, per indicare un romanzo italiano, è dovuto risalire fino agli inizi del Cinquecento, è una distanza enorme. È una distanza enorme che sembra confermare una cosa che dice Manzoni, che scrive Manzoni in una bozza dell'introduzione al Fermo e Lucia. Perché in questa introduzione Manzoni rivendica il merito di avere scritto un romanzo, un romanzo che dice è un genere proscritto, cioè bandito, eh, esiliato, espulso dalla letteratura italiana. Una letteratura che ha la gloria, cioè il vanto, qui Manzoni è ironico naturalmente, che ha il vanto di non avere romanzi o pochissimi. Il punto è, ma è vero? È vero che non esistevano romanzi italiani? È vero che per trovare un romanzo italiano bisognava risalire come ha fatto Foscolo fino all'Orlando Furioso? Allora, questa è la risposta. E vi faccio vedere una citazione che in realtà è piuttosto famosa. Veramente questa è l'età dei romanzi. Questa citazione è tratta dal testo che vedete sotto, che è un testo del Seicento, anzi, è un romanzo del Seicento, cioè in un romanzo del Seicento è scritto questo nostro Seicento è pieno di romanzi e perché c'è stata un'esplosione del romanzo nel Seicento. Beh, ricordatevi che quando cambia il sistema dei generi letterari, quando nasce un nuovo genere letterario è perché sotto sta cambiando la società. Stanno cambiando i lettori, ci sono nuovi tipi di lettori. E il Seicento è un'epoca in cui ormai la stampa, ma proprio la stampa commerciale, popolare, a basso costo, ormai è ovunque, tutti o quasi tutti leggono. Ci sono lettori però nuovi, nuovi e che non si riconoscono più nel sistema letterario classicista del Cinquecento, che è impostato sui modelli della teoria classica greca-latina. E quindi questi lettori cercano qualcosa di nuovo, cercano un genere nuovo, cercano il romanzo. Ecco, in questa galassia di romanzi del Seicento, io ve ne faccio vedere soltanto due e anche qui proviamo a... Tirarne fuori qualcosa. Allora, il primo romanzo di cui vi parlo non può che essere quel romanzo da cui io ho tratto la citazione Il calloandro. Qui probabilmente state pensando, Dio mio, ma che cosa è andato a recuperare questo. Ma in realtà il calloandro nel Seicento ha una fortuna enorme, ma non in Italia, eh? in Europa. Cioè, per dire ci sono traduzioni in polacco del andro E inoltre ha avuto una. Tale fortuna che a un certo punto l'autore ne ha tratto un testo teatrale, che è esattamente come oggi quando i romanzi di successo poi arrivano al cinema o su Netflix, è la stessa cosa. Tra l'altro, questo romanzo viene ancora stampato e letto all'epoca di Manzoni, cioè non è archeologia. Allora, di che parla questo callo Allora, c'è uno sfondo cavalleresco, e su questo sfondo si muovono due personaggi perfettamente identici, nati lo stesso giorno, dello stesso anno, alla stessa ora. E qui, secondo me, beh, professore, si chiamano gemelli. E, ed è vero, anzi, qualcuno di voi probabilmente ricorda che l'elemento dei due gemelli è già nella commedia antica, due gemelli perfettamente identici, separati dalla nascita, che crescono in due città diverse senza sapere nulla l'uno dell'altro, fino a che uno dei due gemelli si trasferisce nella città dell'altro. E questo innesca una serie di scambi, di fraintendimenti, di equivoci, che sono naturalmente il motore comico dell'azione teatrale. E guardate che è così anche nel cinema contemporaneo. Chiedete ad esempio a vostro padre di vedere con voi Fracchia la Belva Umana, vi sarà molto grato per questa esperienza culturale che condividerà con voi. Ecco, notate una cosa, sono trame complicate, artificiose, difficili. E il, il Seicento ama molto queste trame, mentre i promessi sposi hanno una trama molto semplice. Poi ci torniamo. Inoltre, anche nella commedia, spesso i due gemelli sono maschio e femmina, il che produce poi dei giochi di, di ambiguità di genere, di travestimenti. Di equivoci sessuali, e anche questo piace al gusto del Seicento. E anche nel calloandro i due gemelli sono maschio e femmina. C'è solo un piccolo particolare. Nel calloandro i due gemelli non sono gemelli. Sono due perfetti estranei, tante che alla fine si sposano. Però sono maschio e femmina perfettamente identici, nati lo stesso anno, lo stesso giorno e la stessa ora. E qui probabilmente state pensando che è la trama più inverosimile che abbiate mai sentito. Ed è vero, ed è per questo che è così importante invece che Manzoni scriva il suo romanzo fondandosi sul vero, sui documenti storici, sul realismo. E vediamo di nuovo lo scarto. Secondo romanzo, l'Istoria del Cavaliere Perduto di Pace Pasini. Allora, è un romanzo ambientato durante la guerra greco-gotica, cioè la guerra tra goti e bizantini, quindi anche qui con uno sfondo cavalleresco, ma in realtà non ci interessa più di tanto, ci interessa molto di più che nei primi capitoli venga raccontata la storia di una giovane donna di nome Luciana, che tra l'altro è un nome molto simile a Lucia, che è innamorata di Druso, cioè che ama Druso, lui insomma. Però si mette in mezzo l'altro, un cattivissimo di nome Strappacuori. Questo Strappacuori si mette di mezzo e fa rapire Luciana e la fa portare nel suo castello. Però alla fine lei e lui si ritrovano, detto molto in soldoni. Ma è la trama dei promessi sposi. E infatti c'è stato un grande critico della letteratura barocca, si chiamava Giovanni Getto, che ha ipotizzato che quando Manzoni. Dice di avere trovato un manoscritto, autografo del Seicento, stesse facendo riferimento proprio a questo romanzo. Poi internos io vi dico che molti dei collegamenti sono un po' forzati, eh? però, però è stato anche ipotizzato che Manzoni in realtà si fosse imbattuto in un fatto di cronaca nera accaduto agli inizi del Seicento in Veneto e che Manzoni avesse trovato gli atti del processo. Di quel, di quel fatto di cronaca nera e quegli atti sono stati pubblicati abbastanza di recente. Ora, chi è questo Paolo Orgiano che viene processato? È un aristocratico locale, come Don Rodrigo, che è un molestatore seriale, diciamo pure un violentatore seriale, e tra le sue molte malefatte, con l'aiuto di uno zio, come il contezio dei promessi sposi, e di un cugino, come il cugino Attilio dei promessi sposi fa rapire una giovane fanciulla, figlia di madre vedova, come Lucia è figlia di madre vedova, appena sposata, in questo caso appena sposata, ma insomma nella prossimità del matrimonio, la fa portare nel suo castello, dove naturalmente viene violentata, ma questo è il destino che sarebbe toccato Lucia. Se non che poi, con l'aiuto di un eroico frate, Eridaie, il paese alla fine riesce a fare processare questo Paolo Orgiano e anzi riesce anche a farlo condannare. E devo dire che le somiglianze tra questi atti di processo e i promessi sposi sono, sono fortissime. In realtà noi non abbiamo prova, nessuna prova che Manzoni questo, questo processo l'avesse visto, sono stati ipotizzati alcuni canali, ma per l'appunto sono ipotesi. Ora, però vi faccio notare una cosa: Manzoni dice di avere trovato un manoscritto. Il romanzo non è un manoscritto, è un romanzo stampa. Gli atti del processo sono un manoscritto, ma non sono una storia, sono degli atti di processo. Quindi, comunque, Manzoni ha creato lui la storia. Ha inventato lui l'anonimo del Seicento, ha costruito lui la dialettica tra l'anonimo che dice secondo me possiamo fare questo ragionamento e il narratore che dice secondo me possiamo fare quest'altro ragionamento. È tutto Manzoni. Inoltre, in realtà, Manzoni non avrebbe avuto bisogno né del romanzo né degli atti del processo. Perché in realtà la storia che racconta è la storia più antica del mondo. Non è un'iperbole, eh? non sto esagerando, è veramente la storia più antica del mondo. Perché? Perché il romanzo nasce in realtà nel mondo greco. Non mi sto contraddicendo con quanto ho detto prima, il mondo greco non ha prodotto una teoria, ma i romanzi c'erano, d'accordo? Ora io vi faccio vedere i romanzi che ci sono arrivati di questo romanzo greco. Senza stare a parlarne, però vi accorgete subito che i titoli sono sempre il nome di lui e il nome di lei, Fermo e Lucia. Chiarisco una cosa, il titolo Fermo e Lucia Manzoni non lo scrive da nessuna parte, noi lo usiamo perché un suo carissimo amico, che ha contribuito anche alla composizione del, dei promessi sposi, lo usa in, un, in una lettera privata ma lo usa naturalmente perché la trama dei Promessi Sposi del Fermo Lucia ricorda un po' la trama di questi romanzi e anche di romanzi successivi. Quindi qual è la trama di questi romanzi? Beh, in Soldoni c'è una coppia di giovani, belli, buoni, casti e che tanto si amano, ma vengono separati da una serie incredibile di eventi, guerre, predoni, rapimenti, però... Lei si mantiene, diciamo così, sempre fedele a lui e alla fine i due si ritrovano e si sposano. È la trama dei promessi sposi. Ma vediamo che cosa dice Manzoni del Fermo Lucia. È l'ultima slide che vi porto, non vi preoccupate. Allora, è una lettera che Manzoni manda al Foriel, che è un amico ma anche una sorta di maestro intellettuale. È in francese, io ve l'ho già tradotta. E in questa lettera Manzoni racconta il cantiere del fermo Lucia. Infatti, vedete, dice: Mi ritrovo impelagato nella scrittura del mio romanzo, il cui soggetto è ambientato in Lombardia tra il 1628 e il 31, che è esattamente come è. E poi dice: In quest'epoca, che è un'epoca straordinaria, noi vediamo il governo più arbitrario, l'anarchia feudale. E quella popolare, una legislazione stupefacente, in senso negativo naturalmente. E poi un'ignoranza profonda del popolo, e classi sociali in conflitto, e la peste, e poi la scelleratezza più piena e disonesta, i e pregiudizi più assurdi. Scusate, qualcuno ha visto una Montanara tanto bella, buona e casta? Qualcuno ha visto un giovane del suo stesso ceto sociale che la ama tanto, qualcuno ha visto un signorotto locale cattivissimo che si mette di mezzo, qualcuno ha visto un eroico frate che le aiuta. Manzoni non li menziona. È quasi come se non gli interessassero. Perché il punto è che Manzoni utilizza la trama standard, perché a tutti piace di sentire le storie di povere fanciulle indifese, diciamo a tutti piaceva. A tutti piace sentire storie di amori contrastati che però finiscono bene. A tutti. E allora lui utilizza la trama standard, che è ciò che si aspettano i lettori per raccontare un romanzo diverso, un romanzo che parla dell'ingiustizia sociale, un romanzo che parla della violenza, un romanzo che parla dell'ignoranza fanatica delle masse e del tradimento degli intellettuali, dei politici che avrebbero gli strumenti per dire no, non è così, questo è sbagliato e tacciono per viltà o perché gli interessa alimentare quell'ignoranza. Insomma, Manzoni scrive veramente il primo romanzo italiano, il primo vero romanzo italiano, rielaborando Elementi precedenti. E tra l'altro, e con questo chiudo, Manzoni lo abbiamo visto, fa finta che non esista un romanzo del Seicento, ma in realtà dice di avere trovato un romanzo del Seicento, perché il manoscritto è un romanzo del Seicento. Cioè Manzoni crea un romanzo del Seicento e crea la trascrizione di un romanzo del Seicento che si è inventato lui. Perché uno delle, dei temi profondi del romanzo è proprio l'atto della scrittura e della riscrittura, cioè del lavoro su modelli culturali precedenti. E non è da parte di Manzoni soltanto un atto creativo, ma è un atto in primo luogo intellettuale, è un atto morale, è un atto sociale. È l'atto sociale di scrivere un romanzo che vale per tutti i tempi che vale per il 600, che vale per l'800, che vale per noi e che vale per voi e per il vostro futuro. E con questo mi taccio. Grazie, grazie davvero a Guglielmo Barucci che ci ha fatto entrare dietro le quinte del romanzo Manzoniano. Quindi per scoprire cosa c'era prima e anche che ci ha fatto fare questo tuffo nel passato con Elisa Di Riva in e Fracchia. Posso anche fare outing dicendo che li ho visti entrambi. Eh. Allora, prima di passare la parola al prossimo relatore, eh, da prima soltanto una informazione di servizio, immagino che possano esserci domande, curiosità a proposito di questa relazione, appuntatevele e alla fine dopo aver ascoltato anche il professor Carrara, ultimo dei nostri relatori, lasceremo uno spazio per i vostri interventi, le vostre domande, i dubbi eccetera. L'altra invece, adesso che siete arrivati tutti, non l'ho fatto prima perché qualcuno stava ancora arrivando, posso salutare anche voi e quindi dire che siamo contenti di avere qui presenti il liceo Majorana di Desio, il liceo Carducci di Milano, il liceo artistico di Brera di Milano, nomino per prima queste tre scuole perché poi saranno protagoniste della nostra seconda parte della mattinata presentandoci i loro lavori. E poi abbiamo... Il Beccaria di Milano, il Berchet di Milano, il Besta di Milano, il Mose Bianchi di Monza, l'Enriquez di Lissone, Magistri Cumacini di Como, Manzoni Milano, Nervi Ferrari che ci raggiungono da Morbegno, lassù, sono anche stati di recente premiati, abbiamo letto. Parini di Milano e Plinio Caio Plinio II di Como. Quindi grazie a tutte le ragazze, i ragazzi, gli insegnanti, le insegnanti che sono qui con noi oggi. E adesso siamo arrivati a Manzoni, andiamo avanti per vedere cosa succede nel secondo Ottocento, cedendo la parola al professor Mauro Novelli che insegna il corso di laurea in lingue, al corso di laurea in mediazione linguistica e culturale, letteratura italiana contemporanea e cultura italiana per stranieri. Come dicevo, non do conto qui del curriculum dei nostri relatori, però. Eh, voglio ricordare che il professor Novelli è presidente del consiglio direttivo del Centro Nazionale di Studi Manzoniani, quindi la sua presenza è quanto mai pertinente a questa nostra giornata. E gli cedo la parola per raccontarci di pescatori, burattini, isteriche e nobilastri, nuovi eroi nel romanzo del secondo Ottocento. Grazie. Eh, mi, mi dicono che c'è qualche problema di audio. Qui ci sono dei posti avanti, quindi se, se dietro sentite poco, potete spostarvi silenziosamente fra queste prime file. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie, spero si senta. Grazie per questa presentazione. Il tempo non è molto, e quindi entro subito nel merito. Allora, oggi il romanzo è centrale, sicuramente, abbiamo appena sentito parlare nel sistema moderno dei generi. D'altronde basta fare un giro in no? qualunque libreria per rendersene conto. Forse ci sembra anche ovvio, no? anzi distinguiamo piuttosto fra i vari tipi di romanzo, fantasy, horror, romance, giallo, eccetera, eccetera. Ma non è sempre stato così, non è sempre stato così. E ce lo insegna anche la stessa pratica scolastica, no? in cui altri generi come la lirica, l'epica, eccetera, hanno nelle vostre giornate, eh, nei vostri pomeriggi di studio, un rilievo superiore a quello che oggi hanno nella società insomma, contemporanea. Bisogna dire che il romanzo è qualcosa di diverso, no? ricordiamolo prima di entrare appunto nel merito, perché questo servirà, credo, a capire anche l'argomento specifico. Eh, gli altri generi si sono formati fuori no, dall'età storica, sono più vecchi del libro, se ci pensate, no? la lirica, l'epica stessa che nasce, chissà, forse intorno ai focolari. Solo il romanzo è più giovane della scrittura, solo il romanzo è stato proprio costruito per un'idea di lettura muta eh, per essere diffuso tramite la scrittura, tramite la stampa, no? è il genere, si dice, dell'individuo isolato nella società moderna eh, dopo la rivoluzione industriale, è un genere d'appartamento, è stato detto, no? come certi animali. <ride> sì. Perché? Perché appunto eh, lo fruiamo fuori dal controllo sociale, questo ha rappresentato a lungo un problema e una questione, a teatro sei in compagnia, l'epica spesso veniva letto al pubblico, il romanzo lo leggi nella stanza, una stanza tutta per sé, no, poi lo puoi leggere dove vuoi, anche sotto un albero, eh, naturalmente, per carità, però... Vi ripeto, fuori dal controllo sociale. Questo è stato un grande problema, soprattutto per quanto riguarda la circolazione del romanzo e il suo impatto nei confronti, vedo tante ragazze qui, del pubblico femminile. Eh, del pubblico femminile. Questa è stata una grande questione. Il romanzo è sempre andato incontro a una doppia condanna, no? una condanna di tipo estetico, perché è un genere spurio, privo di canone, non lo trovi nei trattati antichi, non lo trovi. In Aristotele poi, però, anche una censura di tipo morale. Il romanzo è frivolo, il romanzo è fiction, è finzione, eh? costruisce una realtà e quindi in qualche misura eh, inganna. Il narratore è un bugiardo, che, eh, autorizzato però. No? Noi vogliamo che ci racconti queste meravigliose bugie, ma questo era un problema perché a lungo si diceva il romanzo, eh, amato soprattutto dalle donne nel secolo andà,. Anzi, dalle donnicciole, perché c'è una vena anche misogina nei confronti di questa fruizione del romanzo, mette strane idee nella testa delle persone. Ecco perché. Si è parlato finora di Manzoni, gli amici, gli ammiratori di Manzoni rimasero molto sorpresi quando seppero che si stava dedicando a un romanzo. Manzoni era l'autore delle tragedie, appunto, del Carmagnola, della Delchi, degli Inni Sacri. No? C'è una lettera di Tomaseo un altro grande scrittore dell'Ottocento, in cui dice: Manzoni si è abbassato si è abbassato a donarci un romanzo, eh, perché si è abbassato? Perché quel romanzo circolava in un pubblico che era un pubblico evidentemente diverso, era un pubblico in buona parte anche femminile, eh, ma d'altra parte Manzoni si rendeva conto come questo fosse il mezzo più adatto a coinvolgere un pubblico diverso, un pubblico non interessato, a volte anche respinto dalle difficoltà della letteratura tradizionale. Ecco quindi che lascia perdere come ci diceva prima il professor Barucci, principi guerrieri, e si concentra invece su questi pacifici paesani lombardi che reagiscono alle ingiustizie ma senza ricorrere alla violenza. Non si trattava semplicemente di divertire il lettore, è stato già detto, c'è cioè un'idea forte anche pedagogica della letteratura ma appunto lo strumento romanzo era uno strumento cruciale che continuava a suscitare diffidenze anche nel secondo ottocento vedete per esempio questa pagina eh, che trovate all'inizio di un romanzo oggi dimenticato un romanzo fiume che racconta tutta Milano fra il 7 e l'ottocento di Giuseppe Rovani e Giuseppe Rovani ancora alla vigilia dell'unità nel 1859 dice che il romanzo è di tutte le forme della letteratura ancora la più disprezzata, la più abborrita il romanzo lo leggi di nascosto, lontano dagli occhi dei curiosi. No? È un peccato. No? Oggi diremmo un guilty pleasure, no? come certi tipi di romanzo che vanno per la maggiore. E se una ragazza è in odore di grande editrice di romanzi, apriti cielo, apriti cielo, no? torna da sé qualunque possibilità di matrimonio, no? è peggio di qualunque difetto fisico o morale. Ecco, tra l'altro in controluce a un brano come questo, ancora una volta, vedete, oggi. Vediamo forse finalmente con maggior chiarezza anche i pregiudizi, che erano pregiudizi misogini, no? diciamo, eh, nei confronti del romanzo, della circolazione del romanzo e del pubblico del romanzo. Eh, anche Manzoni ebbe qualche dubbio da questo punto di vista, perché i, i suoi dubbi riguardavano innanzitutto una questione cruciale, cioè il nostro trasporto emotivo. Io penso vi sarà capitato no? di provare... Appunto questo, anche una identificazione proiettiva, no? leggendo un romanzo o anche un'immersione guardando una serie televisiva, è quello che chiamiamo empatia. Ecco, Manzoni aveva diversi dubbi su questo, sì, infatti. Diamo i promessi sposi, ci rendiamo conto che i promessi sposi effettivamente sono in un certo senso il romanzo dei romanzi, perché sono, devo andare veloce, tanto qui servirebbero le ore naturalmente. Il romanzo della storia, il romanzo dell'ingiustizia, dell'avventura, della paura. Forse vale la pena di soffermarsi un secondo? Sì, anche della paura. La paura, no? questa grande passione, si dice, nel nostro tempo, è un sentimento che occupa un po' tutti i personaggi, che opprime un po' tutti i personaggi del romanzo, fatta eccezione per, tra Cristoforo per ovvi motivi, e il cardinale Borromeo, anzi dalla paura prende avvio il romanzo, no? la scena. Dei bravi, eh, Don Abbondio. E poi l'orrore, anche l'orrore evidentemente, no? non c'è in Manzoni nessun compiacimento nei confronti dell'orrido, però ci sono pagine impressionanti sull'infuriare della peste a Milano: la sporcizia, eh, insomma, i malati rantolanti, i cadaveri buttati in ogni dove, eh, i carri dei monatti che trincano, bestemmiano, sono tutte. Pagine, poi tornate all'onore delle cronache, naturalmente negli anni scorsi, no, con l'esplodere della pandemia, sono pagine che hanno esercitato una grande suggestione su tanti scrittori, ancora nel secondo Ottocento. Per esempio, Zola conosceva quasi a memoria la scena in cui Renzo entra a Lazzaretto. E giusto l'altro giorno abbiamo avuto, sapete, c'era a Milano Oran Pamuk, il grande premio Nobel turco, è venuto a visitare Casa Manzoni. È venuto in incognito, per la verità. Poi abbiamo trovato la, 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 la dedica no, sul, sul libro degli ospiti, perché per lui l'anno scorso ha scritto un romanzo che si intitola Le Notti della Peste e ancora oggi Manzoni ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale. Ma insomma tra i tanti percorsi evidentemente manca paradossalmente il più ovvio, per motivi a cui un po' accennava già prima il professor Barucci, però Anselmo Sposi non vuole essere un romanzo d'amore. No? Le schermaglie che hanno portato al fidanzamento fra Enzo e Lucci, ci sono già state, non vengono neanche ricordate. Tutte le tappe che le hanno portate lì sulle soglie dell'altare, a no? provare l'abito, eccetera, eh, ci restano ignote, i sentimenti che li legano, sì, ci si accennano, ma molto, molto pudicamente, e anche della passione di Rodrigo sappiamo solamente che era, dice a un certo punto, un misto di puntiglio, di rabbia e di infame capriccio. Quindi, nei promessi sposi è rigorosamente evitata la rappresentazione del desiderio, ma se ci pensate, il desiderio figura, si configura come un elemento chiave dell'intreccio, no? appunto. È un tentato rapimento a scopi erotici, culmina nel voto di castità. No? formulato da Lucia nel, nel momento più drammatico, ma Manzoni riteneva inopportuno fomentare diciamo, l'immaginazione, no? compromettere, diceva, la serenità dei lettori, il romanzo doveva, a suo parere, instillare altri sentimenti di cui al mondo c'è penuria, cioè la pietà, l'affetto al prossimo, la dolcezza, l'indulgenza e il sacrificio di se stesso. Eh? Poi c'è il caso particolare della monaca di Monza, ma non ho il tempo eh, di concentrarmi eh, su questo. Cosa ci interessa vedere in questo percorso? Ci interessa notare come appunto Manzoni tema l'empatia. Eh? Non chiede al lettore di appassionarsi, quanto di esercitare criticamente le proprie facoltà razionali no? sui comportamenti che vede messi in scena. Naturalmente questo non impedisce a nessuno, leggendo i professori sposi, di sorridere, di divertirsi, di riflettere, anche di commuoversi, se ricordate la scena, no? la madre di Cecilia, per esempio, una scena che non smette di commuoverci. E poi c'è un'altra cosa da notare. Questo rimane per Manzoni l'unico romanzo, mentre l'Ottocento, l'Ottocento europeo, ci mette di fronte a delle vere e proprie macchine da romanzo, no? pensate solo, ma non solo autori andanti, oggi nessuno ricorda più, o maestri come Dumas, no? che avevano no? i tre moschettieri. I tre moschettieri che sono stati scritti negli stessi anni, dei promessi sposi mettono in scena un altro 600, un suono di duelli, eh, spadaccini e così via. Ma anche, voglio dire, maestri del carico di Balzac. No? Balzac ha scritto decine e decine di romanzi. Manzoni, uno solo. Eh, non dobbiamo dimenticare questo perché non dobbiamo dimenticare come nella cultura italiana per tutto l'Ottocento si lessero soprattutto romanzi tradotti. Eh? Quando dico soprattutto intendo l'80-90% dei romanzi, quelli che trovavi nei cosiddetti feuilleton, eh, in appendice no? per esempio, o comunque lo stesso Manzoni, e naturalmente il punto di riferimento per la cultura italiana, ecco questo non l'ho detto, ma anche questo va ricordato perché forse oggi tendiamo un po' a dimenticarlo, era la Francia. Era la Francia. Lo stesso Manzoni conosceva molto bene la vita quotidiana, oltre che in dialetto, parlava in francese tipicamente. No? E leggeva, per esempio, i romanzi Walter Scott, che avevano un grande successo nell'Italia del primo Ottocento, li leggeva tradotti in francese. Questo ci aiuta a capire come fino al Novecento, ma diciamo pure fino al Novecento inoltrato, il romanzo sia sempre stato percepito dalle grandi masse come un genere di importazione come un genere di importazione, non esisteva sostanzialmente una letteratura, chiamiamola, Gramsci la chiamava nazional popolare, no? che fosse nazionale e popolare al tempo stesso, c'è cioè, un'intensa produzione di romanzi italiani capaci di sedurre il popolo italiano. Era un altro il genere che piaceva agli italiani, anche a livello popolare, ed era il melodramma. Eh, oggi è diventato quasi un prodotto elitario, non so quanti di voi hanno la passione no? del melodramma, ma allora il popolo anche nelle campagne, i contadini, anzi è stato un veicolo per imparare l'italiano, no? lo studiano i nostri colleghi linguisti, imparavano le aree dell'opera in toscano, magari non comprendendole del tutto, come oggi succede magari a qualcuno di voi, no, oggi meno perché voi l'inglese lo sapete benissimo, no? con i ritornelli eh, delle canzoni eh, inglesi. Allora, questo è un problema che si è trascinato a lungo. Non possiamo capire. Adesso arrivo naturalmente al focus, alla, ai romanzi del secondo ottocento, senza tenere conto di questo. Anche negli ultimi anni, eh, sì, abbiamo avuto una nuova vena, chiamiamole, di artigiani, di scrittori anche di intrattenimento che sono riusciti a imporsi nell'ambito del giallo, oggi forse devo dire crime, no? quindi Camilleri, tanti altri, Manzini sono riusciti a farsi tradurre, oppure in ambito romance, no? diciamo la stessa Elena Ferrante, c'è stata una vera e propria Ferrante Fever negli Stati Uniti, qualcosa che non si era mai visto, ma in Italia continua a leggersi ovviamente, come giusto, come naturale, eh, romanzi eh, stranieri, ma anche autori italiani di vastissimo successo, come questi tre che forse qualcuno di voi conosce, sono romanzi scritti da italiani che però utilizzano uno pseudonimo, utilizzano uno pseudonimo, qui siamo nell'ambito del romance, non ho il tempo di soffermarmi, ma insomma sarebbe anche questo un discorso interessante sulle modalità del successo di questi autori che spesso nascono su piattaforme, non so se andate anche voi su tipo Wattpad, no? questo genere di cose, sì, vedo di sì, eh? va bene. Eh, ma per vostra sfortuna, torniamo al Medio Ottocento. Torniamo al Medio Ottocento e eh, abbiamo visto allora il caso dei promessi sposi, cosa succede poi dopo i promessi sposi? Ma negli anni 30 e 40, anche 50 in realtà, ci fu una vera e propria moda di romanzi storici di tipo medievale, medievaleggiante, qui ho messo alcuni esempi e vi ho messo così un po' come, diciamo, un fermalibro il ritratto celeberrimo del bacio di, di Ayez. No? ma poi in realtà questa moda medievaleggiante andava un po' tutti gli ambiti culturali, non esclusa l'architettura. Eh. Se girate a Milano ci sono tantissimi edifici in stile neomedievale, in realtà, costruiti alcuni anche nel secondo ottocento. Quindi Marco Visconti, Margherita Pusterla, Ettore Firamosca, tra l'altro tutti i romanzi che escono dall'officina milanese, diciamo così, perché Milano è stata la capitale del romanzo, mentre Venezia nel Settecento ha avuto un ruolo cruciale nella diffusione dei romanzi. Ecco, lo scettro in un certo senso è passato poi nel primo Ottocento, anche dal punto di vista proprio biecamente quantitativo, a Milano. Ci sarebbe poi sempre nel Medio Ottocento il caso, che è un caso un po' a parte, di Ippolito Nievo. Eh... Non so quanto oggi si studi eh, Ippolito Nievo nelle scuole superiori, a lungo è stato il secondo romanzo, terzo se consideriamo naturalmente anche L'Ortis, che si incontrava nel percorso alle scuole superiori. Oggi è scivolato un po' nell'ombra, però vale la pena di ricordarlo almeno en passant, perché è uno eh, strano frutto, perché intreccia diciamo, eh, storia e autobiografia, anzi pseudo-autobiografia, perché come si vede, ho scelto apposta questa copertina dall'inizio. Inizio è il personaggio che, dice io, racconta, raccontando la propria storia anche in qualche misura, la storia dell'Italia, di tutte le grandi trasformazioni che l'hanno investita nella prima metà dell'Ottocento. Ma io devo, mi voglio concentrare soprattutto sul periodo post-unitario e dopo l'unità le cose cambiano decisamente. Questo libro, infatti l'aveva scritto nel 57-58 perché poi lui era morto in uno strano naufragio misterioso no? nel 1860, il libro è stato pubblicato poco dopo l'unità. Allora, dopo l'unità le cose, vi dicevo, cambiano radicalmente. Perché? Perché? Dilaga anche in Italia, così come sostanzialmente in tutti i paesi europei, il, quella corrente che in genere viene chiamata con riferimento alla Francia: naturalismo. Poi, sai, ogni nazione, eh, diciamo, ha avuto un, un suo naturalismo. Noi abbiamo avuto il verismo, evidentemente, che è una declinazione particolare italiana, appunto, di questo naturalismo. Ma aspettiamo un attimo prima di arrivare a parlare di questi benedetti malavoglia: cioè. Forse vale la pena di fare un discorso un po' più ampio, cioè cosa fanno i naturalismi a livello europeo? Allargano, anche nell'ambito del romanzo, allargano i confini del rappresentabile. Appunto ci parlano addirittura di pescatori, di povera gente. No? Già Manzoni aveva messo al centro due umili, un filatore, quello che è delle chese. No? E questo appunto era una delle cose che aveva stupito eh, i suoi amici, i suoi ammiratori. È stato detto che nel romanzo dell'Ottocento, del secondo Ottocento, c'è una vera e propria invasione dei brutti. Cosa vuol dire invasione dei brutti? Sembra qualcosa no? di spiacevole, no? forse non si dovrebbe neanche, dovrei esprimermi in questo modo. No? Invasione dei brutti, dal gobbo di Notre Dame in giù. Cioè significa che c'è stata un'esplosione della presenza di personaggi lontani. Da quelli che erano i canoni classici di bellezza e armonia fisica, spirituale, significa che sempre più spesso venivano messi a fuoco gli aspetti anche meno nobili della natura umana, no? fanno proprio irruzione in letteratura tante, tante immagini del brutto, dell'assurdo, e quindi eroi che sono malvagi, perversi, nevrotici, ribelli. Entrano sulla pagina senza fini comici, eh, senza fini comici, perché questi personaggi c'erano sempre stati, ma erano in qualche modo eh, relegati, avevano una funzione spesso di controcanto. Ed ecco allora questi nuovi eroi del romanzo del secondo Ottocento che ho inserito nel eh, titolo di questo eh, intervento, no, queste quattro tipologie: pescatori, burattini, isteriche e poi che cos'è? mai? nobilastri, Non sono le uniche, eh. Sono quelle che vediamo con maggiore evidenza. Poi, tempo quello che è, uno deve anche scegliere, in seguito ne fioriranno delle altre che già in realtà si intravedono nel secondo Ottocento, a partire dal celeberrimo, in particolare nella pratica scolastica, inetto. Eh? inetto. Ecco, poi ne parlerete in un altro momento. Allora, parlando di pescatori, evidentemente alludo innanzitutto ai Malavoglia. Malavoglia sono un romanzo sociale che insiste su questo, no? su questi umili lavoratori del mare. Non sto del mare, scusate, no, del male, no. eh, insisto, non insisto su questo perché è una trama notissima: no? la rovina eh, di questa famiglia, eh, la novità anche dal punto di vista tecnico di questo che è stato definito artificio della regressione. Cosa significa? Significa che. Ci viene incontro una voce particolare da un romanzo come i Malavoglia, molto diversa dalla voce Irenica, Serena che ci veniva incontro dai Promessi Sposi, in particolare, ci viene incontro una voce che si pone allo stesso livello no? mentale del mondo rappresentato, ne conosce a fondo le idee, i pregiudizi, ne adotta i proverbi. No? Ecco il modo in cui Verga riprende. Trapianta eh, su terreno italiano la poetica dei, dei naturalisti francesi, no? un romanzo che deve farsi da sé, eh? un autore dietro le quinte che resta impassibile ma non indifferente perché ognuno di noi, penso, se avete letto anche qualche pagina solo di Malavoglia o anche di qualche novella, eh, ti accorgi che dietro c'è una asciutta, no? severa pietà di no? Malavoglia, nella vita dei campi, nelle novelle rusticane. Una scelta di questo tipo era una scelta anche eh, coraggiosa da parte di Verga, che era diventato celebre nella Milano, qua, eh, nella Milano, ma la voglia l'ha scritto lontano dalla Sicilia. A volte eh, ti devi allontanare per vedere meglio la realtà alla quale appartieni. Eh, una scelta coraggiosa perché molti lettori negli anni 70 avevano amato la sua produzione più, più mondana. Eh, e tra l'altro i Malavoglia furono anche un solenne fiasco eh, dal punto di vista delle vendite. Forse anche questo va ricordato ed è un argomento magari col quale confrontarsi con i vostri docenti, perché molti dei libri che studiate a scuola sì, sono stati subito dei successi travolgenti, come il caso eh, ricordate il professor Barucci dei promessi sposi. Altri no, altri no, per niente. E eh. i Malavoglia all'inizio per niente, anzi c'è una lettera proprio di Verga dove dice fiasco, no? fiasco completo e lui che appunto è uno scrittore sulla cresta dell'onda pativa particolarmente tutto questo ma in questi libri, in queste storie decide di lasciar perdere i gran signori, i veglioni queste città corrotte, febbrili sulla quali aveva insistito negli anni 70, di concentrarsi invece sui drammi della gente dei campi, in una civiltà che pareva quella che viene dal mondo appunto contadino, o in questo caso i pescatori, una civiltà che pareva immutabile nel tempo. Povera gente che, quando tenta, dice di staccarsi dallo scoglio, ecco che il mondo da pesce vorace qual è, se li mangia lo scoglio. Il tema quindi sotto traccia, perché staccarsi dallo scoglio? È il grande tema del romanzo europeo dell'Ottocento: è l'ascesa sociale. no? A noi due Parigi, Balzac, no? Rastignal. È sempre questo: è declinato in modo diverso, evidentemente. Ma è questo il movente dell'attività umana: no? la fiumana la chiama Verga del Progresso. Vinti perché sono vinti? Perché hanno ingaggiato, evidentemente, una battaglia. Questa battaglia qual è? La battaglia per cambiare la propria condizione sociale, ma Verga si concentra su quelli, lui dice, i deboli che restano per via, che piegano il capo sotto il piede dei vincitori di oggi, che saranno sorpassati domani. Ecco come nasce no? questo ciclo dei vinti. Poi Verga si ferma all'inizio perché... Scrive Malavoglia, scrive Mastro Don Gesualdo, ma non scrive gli altri romanzi che aveva progettato. Voleva salire sempre di più sulla scala sociale, la Duchessa di Leira, l'Onorevole Scipione, fino ad arrivare all'uomo di lusso. Eh, e ritrarre in ognuno di questi romanzi una sconfitta, ma questi ultimi non li scrisse mai. Si ferma eh, al Mastro Don Gesualdo perché? Dice in un'altra lettera: perché, perché salendo sulla, strada, sulla scala sociale è sempre più difficile ritrarre queste passioni perché le persone mentono, mentono agli altri e mentono a se stesse. Ora però proprio questo, ci spostiamo quindi sulla seconda categoria, interessa un suo amico e allievo, eh, cioè Federico De Roberto, no? che ritrae in questo eh, straordinario affresco, diciamo, che è Vice romanzo storico, siamo proprio alla fine dell'Ottocento, 1894, ritrae proprio il tralignare eh, della società eh, nobiliare, dell'aristocrazia questo qua è un altro tema classico del romanzo, eh, perché Nobili malvagi ci ha appena parlato il professor Barucci evidentemente no? e poi ci sarebbe, sempre parlando di questi anni eh, dell'ultimo ottocento il caso di D'Annunzio, perché anche D'Annunzio mette in scena no, nei suoi romanzi eh, qui dovevo scegliere, il eh, tempo vola eh, anche D'Annunzio doveva eh, mette in scena nei suoi romanzi appunto, in qualche modo, almeno ai nostri occhi un certo tralignare dell'aristocrazia no? è un nobile protagonista del piacere, Andrea Sper dei fieschi d'Ugenta, è un nobile protagonista del trionfo della morte, è un nobile protagonista eh, delle Vergini delle Rocce, no? Claudio Cantelmo, eccetera. eccetera È più interessante però insistere con De Roberto, intanto perché forse vi può consentire un nesso anche nella pratica scolastica rispetto a quello che fa Verga. Tra l'altro, rimaniamo in Sicilia. Questo è significativo, perché quando incontrate autori siciliani, voi, no, nel vostro percorso scolastico, all'inizio, alla fine... No, All'inizio, alla fine, no? perché è contratto con la scuola siciliana, evidentemente, poi c'è un grande vuoto, mezzo millennio quasi di vuoto, e poi improvvisamente con l'unità c'è uno straordinario fiorile. Cosa sarebbe la letteratura italiana senza i grandi scrittori siciliani, dall'unità oggi? Pensiamoci, Verga, Capuana, De Roberto, eh, Pirandello, Brancati, Pirandello e Quasimodo, tra l'altro due dei pochissimi premi Nobel italiani, e poi ancora nel Novecento Vittorini, Tomasi Lampedusa, Darrigo, Sciascia, Consolo, Bufalino è siciliano scrittore italiano oggi più letto nel mondo, cioè Andrea Camilleri e così via. Insomma. In questo libro De Roberto mette in scena il risorgimento visto da eh, sud, da un certo punto di vista, e anche qui ho scelto una frase che in qualche modo vorrebbe essere icastica, no? ora che l'Italia è fatta dobbiamo fare gli affari nostri perché ci fa vedere questa capacità eh, che ha la famiglia eh, Uzeda, che è al centro di questa vicenda, di mantenere i privilegi eh, anche al mutare dei tempi. No? Cambia tutto, arriva... Garibaldi, c'è lo sbarco dei mille, ma loro riescono no, a farsi eleggere in qualche modo deputati, no? eh, usano eh, la politica. È un cinismo, ovviamente, forse dovrei dirlo, che rovescia la frase di D'Azeglio, no? la famosa frase no? eh, ora che l'Italia è fatta, dobbiamo, o attribuita da ora che l'Italia è fatta, dobbiamo fare gli italiani. E ci fa vedere anche un precoce. Eh, risentimento, disincanto in Sicilia nei confronti degli esiti dell'unità, questo lo si vede nei Vicerè, lo si vede in un altro romanzo dimenticatissimo di Pirandello i vecchi e i giovani, lo si vede più tardi nel Gattopardo eccetera, fino ad arrivare anche a romanzi recenti di Consolo e, e di Camilleri bene, comunque scusate, eh, vado un po' alla bersagliera perché il tempo è poco eh, con questi due romanzi, eh, con queste prime due tipologie, siamo nell'ambito del romanzo sociale, evidentemente a livelli alti e bassi eh, della società, ma nel secondo ottocento trova ulteriori sviluppi anche il romanzo psicologico, cioè il romanzo nel quale i personaggi femminili assumono un ruolo preminente, un ruolo originale. E qui torna ad affacciarsi questo grande eh, pericolo, cioè appunto quello che dicevo prima, l'empatia. Eh? Eh, perché questo tipo di romanzi mette in scena delle donne, eh? ci spostiamo sul versante femminile, eh? ben lontane dall'equilibrio, dalla... Modesta bellezza di Lucia, donne folli, nevrotiche, a volte mostruose, spesso magnetiche e in particolare si staglia la figura dell'isterica. Isterica, eh? isterica eh, che era come dire, un termine medico, eh, non come, cioè un po' diverso rispetto a quello che ogni tanto ricade ancora oggi nell'uso quotidiano e anche oggi, diciamo, spesso con connotazioni misogine, perché si dice spesso isterica nei confronti della donna, non dell'uomo, no? Per quanto. Eh. L'isterica, cioè la malata di nervi sostanzialmente, eh, è un personaggio tipico della letteratura, ma diciamo pure della letteratura europea del secondo Ottocento. E la donna in qualche modo insoddisfatta, e con molte buone ragioni ai nostri occhi evidentemente, del proprio ruolo nella società, in cerca di un altrove, di qualcosa di più, anche soltanto perché molte volte ci si riduce a questo, anche solo di allontanarsi eh beh, da un marito che non le comprende e qui è il grande tema dell'adulterio che è stato un tema molto importante proibito, scandaloso nel romanzo del secondo ottocento perché noi non possiamo rileggere oggi capolavori come Madame Bovary con gli occhi dei lettori del secondo ottocento guardate che Flaubert eh, dopo che venne trascinato in tribunale parliamo della Francia eh, nel secondo ottocento perché? perché non aveva condannato apertamente l'adulterio nel romanzo poi per fortuna eh, venne assolto Madame Bovary, eh, ho nominato una lettrice. Ricordate quello che eh, avevo poi, queste slide naturalmente le lascio a disposizione. Eh, la slide iniziale, quella, su Rovani, quella di Rovani, in no? cui Rovani diceva: Ecco, una lettrice, se una donna vuole allontanare da sé un marito, eh, basta che legga, eh, e soprattutto legga romanzi. Ecco, cosa fa Madame Bovary? E per l'appunto legge romanzi, tra l'altro esattamente negli stessi anni in cui scrive Rovani alla fine degli anni Cinquanta. No? I romanzi mettono strane idee nelle teste delle donne. Gli scapigliati, eh, gli scapigliati, in particolare, Romani è considerato un caposcuola degli Scapigliati, questi giovani poeti, scrittori per molti versi, ribelli alle consuetudini: introducono nell'Italia subito dopo l'unità quelle che furono le istanze più radicali del Romanticismo europeo. E questo in particolare per quanto riguarda la rappresentazione della donna, perché. Non accettano no, il bando, diciamo così, al desiderio erotico, alle malie no, dell'eros, anche posto da Manzoni in letteratura. E recuperano il fantastico, nero, anche l'horror in alcuni casi, del romanticismo estremo europeo. Quindi troviamo casi come questa. Fosca è l'ultimo romanzo di Tarchetti, eh? spesso vengono messe in scena delle donne eh, sgraziate, vampiresche, sataniche. Adesso non sto a ricordare la trama interessante comunque di questo romanzo, ma vedete anche da questa pagina eh, che questo breve brano che ho trascelto: perché Fosca è mostruosa per la sua magrezza. Eh? Per questa magrezza eccessiva, vedi come cambiano nel tempo i canoni di bellezza? Questo è un altro argomento su cui forse... Varebbe la pena di riflettere in classe, no? tra l'altro, le due donne tra cui è diviso il protagonista di questo romanzo eh, si, si chiamano Fosca e Clara, no? quindi chiaro e l'oscuro, scuro: no? molto banalmente: il dualismo, che è un elemento tipico della poetica scapigliata. Ma beh, ci sarebbero tanti altri romanzi costruiti così, ve le segnalo alcuni, ce n'è uno completamente dimenticato: che forse è il romanzo, se vi piace questo genere, più bello del gotico italiano ottocentesco, che è. Malombra, eh? Marina di Malombra, eh? questa donna, questa nobile che alla fine eh, scompare nelle acque di un misterioso lago, eh? un romanzo che oggi non si legge quasi più. E arrivo con questo, se ho ancora 5 minuti, eh? scusami Sandra, ci do 5 minuti, sì, eh, 5 giusti. arrivo con questo al, um, ai burattini con cui chiudo. Naturalmente parlando di burattini parlo di Pinocchio. Eh, ma avrei potuto parlare in realtà anche del Libro Cuore, di De Amicis, perché in fondo anche Enrico, il protagonista del Libro Cuore, è un burattino, nel senso che è chiamato a esprimere quelli che sono i valori eh, della società borghese nella quale è cresciuto. Allora, fino al diciamo il 1860, eh, gli scrittori non è che si erano mai molto interessati alla rappresentazione del mondo infantile. Eh, noi non abbiamo nella cultura italiana una Alice, no? Alice in Paese di Meraviglia, non abbiamo un Peter Pan, non abbiamo neanche un piccolo Lord. <ride> Al limite abbiamo i racconti di Verga, no? È tutto il contrario, no? Ieri il pastore no? del, del rosso Malpelo, del, del romano, dei ragazzi del popolo. In realtà, eh, subito dopo l'unità, però, si tratta di creare gli italiani, creare questi nuovi cittadini italiani. Allora, molti scrittori si mettono al lavoro ed è la grande, il momento della grande letteratura per l'infanzia, eh, che si concentra proprio sulla, come era inevitabile, sulla formazione, sul fare gli italiani. Sono libri, anche questo è significativo, radicalmente laici. Eh? Sia il libro Cuore sia Pinocchio non c'è alcuna traccia della religione, e guardate che questo all'epoca fece scandalo. Eh? Era l'Italia sabauda che venne scomunicata. Avrete studiato storia dal Papa che si disse prigioniero in Vaticano? Non dobbiamo dimenticare come sotto traccia ci siano anche tutte queste cose. Allora, non sto adesso a ricordare tutto il cammino di Pinocchio, ma vorrei solo segnalare una cosa, il finale, che tutti voi conoscete anche se non avete letto il libro, perché Pinocchio è uno di quei libri all'estero. non Neanche, è un libro italiano dell'Ottocento, uno dei libri italiani che più circolato per il mondo, tanto che si è persa quasi nozione di quella che è la sua, la sua origine. Come fa Pinocchio a diventare bambino? Si mette a lavorare. Eh, se leggete il libro, eh, il film è un po' diverso, eh? anche nei film della Disney è piuttosto diverso. Si mette a lavorare, la svolta è quando decide di tirare su un sacco di sacchi d'acqua in cambio di un bicchiere di latte per il povero Geppetto. Quindi, diciamo, riesce a diventare bambino nel momento in cui accetta quella che era la realtà per molti bambini, per molti ragazzi di quell'epoca, cioè accetta un lavoro manuale. No? Era svogliato e infatti si era trasformato in un somaro, ma a salvarlo non è... Il ritorno a scuola, evidentemente, e l'impegno a faticare come un somaro, anzi, gira la macchina proprio letteralmente al posto di un somaro. Se ci pensate, è una morale sconcertante, no? perché per diventare uomo Pinocchio deve come dire, lavorare come una bestia, noi diremmo, no? E viene premiato proprio nel momento in cui entra nei codici di comportamento che fino allora aveva rifiutato, cioè l'operosità, e si trasforma in quel bel bambino dai capelli castani. E lì c'è anche un cambiamento radicale di status: perché sapete, Pirocchio era miserabile, era poverissimo. No? La scena in cui c'è il, 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 il camino, in realtà è solo disegnato sul muro, mentre alla fine si trova in una bella stanzetta, in un bel appartamento, in uno di quei belli appartamenti, appunto, dove si leggono i romanzi, la dimora borghese. Allora, prima di concludere vi dico solamente che qui nelle slide ho messo poi alla fine, perché ve le lascio, se vi possono interessare, delle sequenze, cioè a partire dai libri, perché il tempo era poco e ho pensato di fare così, a partire dai libri che ho affrontato trovate un, eh, delle sequenze, trovate il classico di cui ho parlato, poi un libro del Medio Novecento. E poi un libro contemporaneo che in qualche modo può aiutare a configurare un percorso. No, vedete qui Malavoglia, Testori, Il Ponte della Ghisolfa e un libro recente di Michela Murgia sul mondo del precariato, sui call center, da cui venne tratto anche un film. Allo stesso modo qui vedete no, eh, romanzi sociali che insistono sulla fascia più alta eh, fino ad arrivare a Piperno che parla dell'altissima borghesia romana. Qui appunto vedete invece casi di. Chiamiamole declinazioni moderne e contemporanee eh, dell'isterica, qui è un tris. Tutto femminile con Elsa Morante e Elena Ferrante e per concludere ho messo Pinocchio, Marco Valdo, ho messo poi proprio per finire Geronimo Stilton non evidentemente come un consiglio di lettura perché mi dispiace per voi siete troppo grandi anche se ma nessuno vi impedisce di continuare a leggere Geronimo Stilton ma perché è un altro di quei fenomeni incredibili come Pinocchio di cultura italiana che gira per il mondo. Geronimo Stilton nel mondo ha venduto più di 200 milioni di copie, è il più importante fenomeno dell'editoria italiana di ogni tempo e con questo vi saluto grazie 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 davvero al professor novelli che ci ha permesso davvero un bel viaggio nel, nel romanzo del secondo ottocento fino ad oggi e, e da ultimo lo ringrazio anche per gli ultimi nomi femminili nei romanzi contemporanei che ci dicono che c'è anche la scrittrice di romanzi, oltre ad esserci la lettrice di romanzi, per quanto bacchettata e censurata c'è anche la lettrice. E grazie anche per un quadro che ha permesso sia di dare delle chiavi di lettura in più su opere che immagino siano note o le avete già studiate o le studierete nei prossimi mesi o il prossimo anno, ma eh, senz'altro sono materia di studio alla scuola superiore, Verga, Pirandello, un po' accennato e Manzoni prima, ma anche per aver agganciato a questi autori anche altri forse meno noti, ma per i quali possiamo avere insomma, qualche, qualche cifra interpretativa che mi sembra davvero molto utile e preziosa. E da ultimo, per aver osservato questo stretto legame fra letteratura e società che percorreva un po' tutta quanta la relazione, no? scrivere anche il romanzo, anche il testo di finzione è sempre un fatto sociale, questo credo sia importante rimarcarlo e chiarirlo sempre. Mauro Novelli ci diceva che queste slide generosamente le mette a nostra disposizione e allora colgo qui l'occasione prima di introdurre il prossimo relatore per dire che i materiali dei relatori, credo di poter dire anche per il terzo relatore, sì, ecco, lo stiamo incastrando in diretta, i materiali dei relatori e poi fra qualche tempo anche il video di questa prima parte della mattinata saranno mh, presentati e messi a vostra disposizione su un sito che nasce da un progetto di alcuni di noi docenti del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici che vuole proprio creare un raccordo, una, eh, un ponte diretto con le scuole superiori. Il progetto si chiama Servono per vivere, potete vedere il logo anche in calcio alla locandina fra i vari... Promotori dell'iniziativa C'è anche Servono per Vivere, che ha appunto un suo, eh, un suo sito nel quale eh, trovate eh, gli appuntamenti destinati alle scuole, sia per la componente studentesca sia per i docenti. E poi trovate i materiali. C'è anche un canale YouTube, ed è lì appunto che metteremo eh, il video di questa nostra mattinata. E lì trovate anche i materiali precedenti, trovate per esempio anche, visto che stiamo parlando di argomento manzoniano, eh, la lezione tenuta dal professor Polimeni in preparazione anche al, al progetto Il mio Manzoni, dei quali avremo, sul quale avremo la restituzione nella seconda parte della nostra mattinata. Quindi eh, vedete nel, nell'urlo l'indirizzo, poi ci si arriva, servono per vivere unimi così. Reperite tenete, così potete anche avere insomma, un aggiornamento eh, sulle iniziative in corso. Adesso introduco il professor Giuseppe Carrara che insegna letterature comparate per il corso di laurea in lingue e che eh, quindi ha una formazione anche internazionale, ha studiato all'Università di Paris-Nanterre, eh, che eh, si occupa specificamente di critica e teoria della letteratura, e letterature comparate, infatti anche lavori di traduzione, in particolare di traduzione su testi saggistici. E insieme con la professoressa Neri che abbiamo conosciuto prima ha curato un manuale di teoria. Della letteratura. Gli cedo la parola per la sua relazione dal romanzo illustrato al fototesto. Grazie. Grazie Sandra e buongiorno a tutti e a tutte. Ringrazio anche Mauro Novelli perché io ripartirò proprio da dove ha terminato lui e quindi da Alice nel paese delle meraviglie e da Pinocchio. E vorrei partire proprio da l'inizio di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché sia il romanzo che esce in Inghilterra nel 1865, sia il film della Disney che forse conosciamo un po' di più, iniziano da un'esperienza che forse è l'esperienza più comune di lettura a chiunque nella prima infanzia inizia ad aprire dei libri, perché Alice inizia proprio con la nostra protagonista nel romanzo Seduta accanto alla sorella, qui nel cartone animato Seduta sul ramo di un albero, che guarda la sorella che legge un libro e le chiede: ma perché legge un libro che non ha neanche una figura dentro? E neanche un dialogo? Che senso ha un libro senza dialoghi né immagini? Inizio da qui perché la cosa interessante. Le cose interessanti in realtà sono due. La prima è che Alice nel Paese delle Meraviglie è un libro fatto tutto di dialoghi e tutto di immagini. Ed è questa seconda cosa che mi interessa. Perché, anche se nella maggior parte delle edizioni italiane che abbiamo a disposizione queste immagini non ci sono, Lewis Carroll concepisce il romanzo proprio come un romanzo. Da guardare oltre che da leggere. Qui in questa slide vi ho messo alcune pagine del manoscritto di Alice e si vede come proprio Louis Carroll, mentre scrive Alice, immagina le illustrazioni eh, con cui vorrebbe accompagnare questo romanzo e le fa tutte. Noi ce lo abbiamo questo manoscritto con tutti i disegni di Louis Carroll. Poi a un certo punto l'autore si accorge che si sì, è in grado di disegnare, ma poi non è un talento. Uh, immenso nell'illustrazione e allora chiede a una persona che lo faceva di professione che è questo John Tenniel che era un illustratore che faceva soprattutto vignette satiriche nell'Inghilterra vittoriana e come dire la differenza di capacità si nota senz'altro e chiede a Tenniel di illustrare a rice sulla base del suo manoscritto, cioè lui Carroll gli dà i suoi disegni e sostanzialmente gli dice rifalli meglio di come li ho fatti io e Alice viene pubblicato con i disegni. Questa è una cosa importante perché, da un lato, ci dice che l'opera concepita dall'autore, l'opera nel formato in cui lui voleva che noi la leggessimo, era l'opera con le illustrazioni, quindi non è qualcosa che è stata inserita in un secondo momento. Ed è anche interessante perché si vede come, proprio nella gestazione dell'opera, nel modo in cui è stata scritta, composta, nella forma finale in cui ci è arrivata. Queste illustrazioni svolgevano un ruolo fondamentale. Per esempio, a un certo punto John Tenniel manda una lettera a Lewis Carroll in cui gli dice: C'è questo capitolo, l'episodio della parrucca, che io proprio non riesco a disegnare. Secondo me lo devi togliere. E Lewis Carroll elimina un intero capitolo dal suo romanzo perché si fa convincere eh, da Tenniel. Quindi, noi lo guardiamo questo libro e non possiamo leggerlo, interpretarlo, capirlo senza vedere. Le illustrazioni che lo accompagnavano perché ci danno tante informazioni in più. A partire dal fatto che, proprio perché Alice è un romanzo tutto fatto di dialoghi, è un romanzo in cui non c'è neanche una descrizione. E quindi le immagini che noi troviamo nel romanzo sono a tutti gli effetti la sostituzione delle descrizioni dei personaggi, degli ambienti, delle situazioni che l'autore non ci dà. E quindi. Qui arrivo alla mia prima idea che è una provocazione ma neanche tanto. Leggere Alice nel Paese delle Meraviglie senza le immagini vuol dire non leggere Alice nel Paese delle Meraviglie. Perché stiamo leggendo un'altra cosa, stiamo leggendo un riassunto quasi potremmo dire. Ora la seconda cosa interessante che ci fa vedere l'incipit di Alice che vi ho mostrato all'inizio. E che quella non è la situazione solamente di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma nel 1865 in Inghilterra, ma vale la stessa cosa in, in, in Francia, vale la stessa cosa in Germania, per certi versi vale la stessa cosa in Italia. Il romanzo era un genere fatto di immagini. Alice non è l'eccezione, è la regola della storia della letteratura e della storia del romanzo. E questa cosa. Ha una storia lunghissima, naturalmente, dai manoscritti illustrati medievali fino alla nascita vera e propria del romanzo. Ora, prima il professor Barucci ci ha fatto vedere che il romanzo ha una storia lunghissima, ma quello che per noi è il romanzo borghese che inizia questa tradizione, cioè le avventure di Robinson Crusoe, non esce in un'edizione illustrata, ma ha comunque un frontespizio, che è un'illustrazione. Il frontespizio era... Diciamo la loro idea di copertina nel Settecento. E questo frontespizio ha un'immagine, oltre a questo titolo lunghissimo che vedete, che per fortuna a un certo punto è stato tagliato, che in fondo fa il riassunto di Robinson Crusoe. Che parte da York eh, contro la volontà del padre, fa questo viaggio in mare per accrescere le possibilità di commercio della sua famiglia. A un certo punto, naufraga, arriva in un'isola deserta. Noi entriamo in questo romanzo guardando questa immagine, che è un'immagine per certi versi stranissima per un romanzo che parla di un naufrago, perché noi vediamo Robinson Crusoe che è appena naufragato e in realtà sta benissimo, ha due fucili di spalla, una, una spada eh, sul fianco, sembra piuttosto un conquistatore che un naufrago, perché poi di fatto Robinson Crusoe sarà un conquistatore in questo romanzo. Quindi in fondo la storia del romanzo è un po' la storia del romanzo illustrato in realtà. E talvolta questi romanzi nascono proprio dai disegni. Ora arrivo alla letteratura italiana, non temete, ma questi esempi mi sembrano particolarmente eh, significativi perché il Circolo Pickwick, che forse è uno dei più famosi romanzi di Dickens, nasce paradossalmente come un tentativo di illustrare dei disegni. Cioè qui siamo proprio all'opposto. Eh, L'editore di questo romanzo ehm, a un certo punto chiede a Dickens, che era uno scrivano quando, prima di scrivere il Circolo Piquet, che, che di certo non era ancora il grande scrittore di romanzi della letteratura inglese, gli chiede di scrivere dei testi per illustrare i disegni di questo Seymour, che era un eh, disegnatore vittoriano. Quindi, qui è proprio ribaltata la situazione. Il circolo pickwick nasce come delle illustrazioni verbali ai disegni che erano il testo principale. Poi Dickens era una personalità come dire un po' gigantesca, quindi, a un certo punto, prende il sopravvento: i pettegolezzi dicono che a un certo punto Seymour muore perché non ce la fa più a supportare Dickens, e quindi, Dickens inizia a scrivere il suo romanzo cambiando addirittura disegnatore. E arrivo qui a Pinocchio, perché forse Pinocchio è stato il romanzo della letteratura italiana, il romanzo anche qui, la parola romanzo è un po' difficile, la fiaba, il romanzo, una cosa a metà, più illustrato della letteratura italiana. Praticamente qui abbiamo, forse non esiste, no, esiste, però quasi non, è difficile trovare un'edizione di Pinocchio senza le illustrazioni. E Pinocchio inizia a essere illustrato fin da quando esce a puntate sul giornale dei bambini, a partire dalla seconda serie, perché Collodi inizia a scrivere questo, eh, questo libro, questa storia, a puntate su questo giornale, e a un certo punto. Quella che non si chiama ancora Pinocchio, ma si chiama Storia di un burattino. Finisce col quindicesimo episodio con la morte per impiccagione eh, di Pinocchio, che è anche una morte un po' strana se volete, come fa un burattino a morire soffocato, non respirando. La storia doveva interrompersi lì, poi per varie vicissitudini, Collodi rinizia da capo, fa resuscitare Pinocchio e scrive la seconda parte. E da questa. Seconda stagione, se vogliamo chiamarla così, iniziano a comparire le illustrazioni sul giornale dei bambini. E eh, nel 1883 Pinocchio viene raccolto in volume, viene pubblicato per la prima volta come libro e viene pubblicato con le illustrazioni di Enrico Mazzanti. Ed è l'unica edizione, mentre era in vita Collodi, che ha il bene placido dell'autore che dice: Ok, queste illustrazioni mi vanno bene, le possiamo pubblicare. Ma da lì in avanti. In realtà Pinocchio ne ha viste tantissime, qui ve ne ho messe alcune delle più belle secondo me. Quella di Enrico Mazzanti è l'ultima, che vedete nella mia slide, che è la prima illustrazione di Pinocchio, che un po' ha dettato anche l'immagine che abbiamo di questo burattino, eh, che è rimasto molto spesso così nel nostro immaginario. Ma qui ve ne ho messe volutamente quattro molto diverse per mostrarvi una cosa forse... Molto banale, cioè quanto le illustrazioni condizionano del tutto i nostri processi di lettura. Perché se io leggo un libro che ha delle illustrazioni, come la seconda che vedete qui nella mia slide, che è eh, di Giambattista Galizzi nell'edizione del 1942, qui abbiamo una storia di Pinocchio che è quasi caravaggesca, e che quindi punta molto su questo realismo, su un realismo molto tetro, cupo che è tutto all'opposto. Se guardate la terza immagine eh, di Luigi e Maria Augusta Cavalieri degli anni venti, qui abbiamo invece una fantasia eh, molto molto più infantile, che punta sull'eccesso, sull'inverosimile a tutti i costi. Così come è molto diverso leggere un Pinocchio stilizzato come nella prima immagine che vi ho riportato, che in un'illustrazione un del 1935. Qui vi ho messo alcune illustrazioni che sono le mie preferite in assoluto eh, di Leonardo Mattioli del 1955. Perché leggere Pinocchio guardando delle immagini di questo tipo, secondo me dà un effetto completamente diverso. Perché qui di giocoso, di infantile, non ci è rimasto quasi nulla a guardare queste immagini. Si vedono queste figure nere con i toni del rosso che sovrastano qualsiasi cosa e la storia di Pinocchio si, si trasforma quasi ai nostri occhi in una storia molto cupa, in una storia dell'orrore. Se voi guardate le immagini di Pinocchio, nella seconda è quasi difficile scorgerlo, ma si vede il suo naso uscire dall'ombra. In basso a destra, nella terza è di nuovo solo un'ombra, nella prima c'è di nuovo questa faccia in ombra di Pinocchio che guarda la marionetta di Pulcinella, come a dire che Pinocchio è solo un'ombra, non è neanche più un burattino, quasi una figura di un mondo infero, nascosto, quasi a prefigurarne per certi versi la morte. E queste sono davvero eh, immagini molto inquietanti. Qui eh, invece vi ho riportato un'illustrazione, anche questa secondo me molto bella, di Lorenzo Mattotti che è un grande disegnatore contemporaneo che ha eh, per esempio anche realizzato eh, il film animato dell'invasione degli orsi in Sicilia di Buzzati che è stato presentato a Venezia qualche anno fa e nel 1991 anche lui si mette alla prova con Pinocchio. E qui... Vi dico due cose solo su questa immagine, perché appunto le immagini davvero condizionano in maniera decisiva il modo in cui leggiamo le opere. Se voi la guardate questa immagine, questo è l'incontro di Pinocchio con il gatto e La Volpe, uno degli episodi più eh, icastici della storia di Pinocchio e se qui guardate tutta l'immagine, tutte le forme di questo disegno, guardate le nuvole in alto a destra che rispecchiano la curva della gobba della volpe o la forma del ponte che riprende esattamente la forma della schiena del gatto. Qui Mattotti disegnando tutto il paesaggio ci sta dicendo Pinocchio sta entrando nel mondo, nell'universo del gatto e la volpe. Perché è l'unica figura ritta insieme ai tre alberi dietro l'immagine di Pinocchio che invece entra in questo mondo di curve che sono appunto il mondo degli imbrogli del gatto e la volpe. Ora, io finora vi ho fatto tutta una serie di esempi che hanno molto a che fare con la letteratura dell'infanzia, dove naturalmente ancora oggi la produzione maggiore di illustrazioni avviene per la letteratura per l'infanzia, ma in realtà come un po' mostra l'esempio di Dickens. Ah no, scusate, ecco, ho dimenticato una slide proprio prima. Dicevamo con il professor Barucci che non possiamo vedere le slide successive e rischiamo di dimenticarci delle cose, eccomi che mi è successo. Perché oltre alla fortuna illustrativa di Pinocchio, Pinocchio ha avuto anche un'enorme fortuna, diciamo, di adattamenti e riscritture visuali. Abbiamo tantissimi fumetti di Pinocchio Abbiamo tantissimi film di Pinocchio. Qui vi ho messo tre casi che mi sembrano particolarmente interessanti. Parto dalla fine. La fine è un libro per l'infanzia realizzato da Gianni Rodari, che è uno degli autori più importanti della nostra letteratura per l'infanzia, che in collaborazione appunto con un artista riscrive in filastrocca la storia di Pinocchio e la fa illustrare quasi come se fosse un fumetto. Quello al centro invece è un fumetto vero e proprio. Qui la copertina recita Pinocchio di Collodi illustrato da Iacovitti, ma in realtà delle parole di Collodi qui ci è rimasto ben poco perché abbiamo un fumetto vero e proprio. Il primo invece ha a che fare con Pinocchio solo tangenzialmente ed è forse uno degli esempi più rappresentativi di una... Pratica di riscrittura della storia di Pinocchio per adattarlo di volta in volta alle esigenze pedagogiche dei vari periodi storici. Alla fine dell'Ottocento c'era questo bisogno di sottolineare, come diceva il professor Novelli, che l'identità dell'italiano si fa lavorando. Nel 24, quando esce questo eh, libro, c'era la necessità di trasformare Pinocchio in un fascista, e qui è riscritta tutta l'avventura di Pinocchio. Lo vedete con Pinocchio in una camicia nera che fa bere l'olio di ricino alle sue povere vittime e non è l'unico caso di Pinocchio eh, fascista che eh, possiamo vedere negli anni Venti. Ma dicevo, la questione non riguarda solo la letteratura per l'infanzia e se andiamo a guardare invece la letteratura che voleva chiamarsi seria, la situazione si fa un po' più complicata perché non sempre i romanzieri accettavano di buon grado come Dickens di venire illustrati. Qui vi ho riportato una lettera che questo signore qui che è Gustave Flaubert, l'autore appunto di Madame Bovary, scrive al suo notaio. Flaubert era un uomo ricchissimo che passava tutta la vita a scrivere perché non aveva nessuna preoccupazione. Infatti i suoi colleghi come dire scherzavano molto su questo fatto c'è un suo collega scrittore sempre in Francia che a un certo punto disse Flaubert è stato il più furbo di tutti noi, ha avuto l'intelligenza di nascere ricco. E quindi aveva per l'appunto un notaio che si occupava di gestire tutte le incombenze anche editoriali della sua opera. A un certo punto questo notaio gli scrive, senti, mi ha contattato un editore, mi ha detto se possiamo illustrare il tuo romanzo Salambò. Flaubert sbianca. Gli scrive una lettera terribile al notaio in cui gli dice: "Finché vivrò, giammai si illustreranno i miei romanzi". Però la questione per Flaubert era una questione estetica. Lui scrive una cosa che in fondo anche noi talvolta ripetiamo: l'illustrazione limita la libertà immaginativa del lettore. Se io illustro una donna per il lettore, la donna sarà solo quell'immagine lì. Senza immagini, invece, una donna rappresenterà mille donne nella mia testa, non la, non la ehm, cristallizzo in un'immagine data una volta per tutte. Poi, ironia della sorte, appena Flaubert è morto, sono diventate in centinaia le edizioni dei suoi romanzi illustrate. Questo però è un problema che tanti scrittori affrontano e si trovano tantissime lamentele, Geremia di contro l'illustrazione, tanto in Francia, in Inghilterra, in Italia, c'è un pamphlet francese che si intitola La Nuova Babilonia, proprio per contrastare questa moda terrificante delle illustrazioni che impesta la nostra letteratura e se si vanno a vedere tanti... Eh, scritti di questo tipo in Italia, i toni sono gli stessi, molto spesso contemporanei proprio a quei, a quei, al romanzo di Rovani che citava sempre prima il professor Novelli, che non a caso era un romanzo illustrato. A un certo punto Rovani realizza un'opera riccamente illustrata di questo libro. Ma il caso più importante della storia della nostra letteratura è senz'altro quello di Manzoni. Perché anche in questo caso le illustrazioni non sono un tentativo dell'editore di vendere più libri, perché nella storia dell'editoria molto spesso le illustrazioni servivano a questo, a diffondere e a, 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 a aprire anche un tentativo di fruizione più popolare del romanzo. Il Fogliettoni, il romanzo popolare, era quello più illustrato. Notre-Dame de Paris era quello più illustrato. I Miserabili di Victor Hugo erano illustratissimi. E i Promessi Sposi a un certo punto sortiscono questa stessa. Eh, si inseriscono in questa stessa strada, ma per volontà di Manzoni. Perché Manzoni a un certo punto, intorno al 1837, quando appunto sta confezionando l'ultima edizione dei Promessi Sposi, inizia a pensare a questo progetto di illustrare i Promessi Sposi. Per più di un motivo. Il primo, e quello sempre più aneddotico, i promessi spozzi venivano piratati tantissimo, c'erano decine e decine di edizioni pirata. E Manzoni dice: Come facciamo a smettere di far ristampare in maniera illegale questi libri? Noi ora li scarichiamo online i libri che vogliamo leggere senza comprare. Prima qualcun altro li doveva stampare per poterli leggere in edizioni piratate, e Manzoni ipotizza. Riempiamolo di immagini, riempiamolo di immagini perché è più difficile per un piccolo tipografo stampare tutte queste immagini. Poi, qui, ovviamente, sempre per ironia della sorte, a Manzoni non gli è andata tanto bene perché per stampare tutte queste immagini il costo di stampa di questa edizione era altissimo, e quindi economicamente, naturalmente, fu un flop. Però nel 1940 esce questa edizione con centinaia di illustrazioni. E Manzoni nel 1937 inizia a pensare su come realizzarla. E la prima persona a cui chiede di scrivere, scusate, di illustrare i Promessi Sposi, è proprio quel Francesco Hayez di cui prima vedevamo il famoso bacio che è qui alla Pinacoteca di Brera. Ma Manzoni, che appunto non era una persona facilissima, Guarda i bozzetti di Hayez e dice no, non mi piacciono per niente, riniziamo da capo. E allora lo chiede a quest'altro artista torinese che si chiama Gonin, che realizza circa il 90% delle illustrazioni. E qui arriva il secondo motivo un po' più serio per cui Manzoni decide di far illustrare i promessi sposi, che fra molte di queste edizioni piratate tante avevano delle illustrazioni. E Manzoni dice: No, io voglio controllare l'interpretazione visiva del mio libro, voglio essere io a decidere come lo devono vedere le, i miei famosi 25 lettori. E infatti Manzoni, da bravo ossessivo qual era, dà delle indicazioni maniacali a Gonin: gli dice: Devi illustrare esattamente queste scene, le devi illustrare esattamente così e le dobbiamo mettere esattamente in questi punti del testo. E noi abbiamo. Nella biblioteca braidense è conservato un manoscritto di Manzoni in cui ci sono tutte queste indicazioni di regia. Dico regia perché Manzoni voleva fare proprio il regista con questo libro. E tanti di questi libri sono concepiti proprio come del, dei film, dei film statici, dei film immobili, se vogliamo. E non a caso, dopo l'invenzione del cinema, tanti autori, tante autrici che sperimentano con le immagini, utilizzano proprio delle metafore cinematografiche. Elio Vittorini, che sempre prima citava il professor Novelli, dice proprio voglio fare un film immobile, un film statico e ora ci arriverò a Vittorini. Prima però voglio, eh, sempre su questa scia di riprese e riscritture, farvi vedere un'altra cosa, sempre... Eh, illustrativa, qui forse non siamo più nel piano dell'illustrazione vera e propria, perché a un certo punto nel Novecento l'illustrazione inizia a essere fatta con le fotografie. E Manzoni, i promessi sposi, ehm, a un certo punto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nei primi anni 50, diventano un fotoromanzo. Il fotoromanzo è la cosa che si leggeva di più in assoluto in Italia negli anni 50. Se voi volete sapere cosa leggevano le persone in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, la risposta è i fotoromanzi. Non Svevo, non Pirandello, non Vittorini, ovviamente, ma queste cose qui. Che cosa sono i fotoromanzi? I fotoromanzi sono, la dico banalmente, dei fumetti fatti di fotografie. E in sostanza, venivano scritte delle storie, venivano presi degli attori che venivano messi in delle stanze, li si facevano delle foto e poi li si mettevano sopra delle vignette, proprio come se fossero dei fumetti. Queste storie avevano un successo enorme anche fuori dall'Italia. Vi dico solamente che quest'estate ero in un piccolo villaggio di pescatori di aringhe in Islanda di letteralmente 500 case, che aveva solamente il Museo della Ringa. Questo museo dell'aringa nelle stanze, c'era una parte in cui si faceva vedere come vivevano le persone che lavoravano in queste fabbriche di aringhe e nelle stanze di queste persone c'era esattamente Sogno, che era la più rivista, una delle più famose riviste di fotoromanzi italiana, con la foto di Sofia Loren in copertina, che era appunto un'attrice di fotoromanzi prima di diventare Sofia Loren. E proprio per la Enorme successo di questa forma, a un certo punto qualcuno pensa, proprio come era stato fatto per gli sceneggiati televisivi, perché non trasformiamo i grandi classici della letteratura italiana nei fotoromanzi? Se non riusciamo a far leggere I Promessi Sposi a tutti, almeno proviamo a farglieli leggere come fotoromanzo, a farglieli vedere in televisione. E quindi i promessi sposi diventano un fotoromanzo. E questo succede a varie opere. A un certo punto si ipotizza di fare anche Dante, ma non ci si riesce. E nel Novecento, perché io per ora vi ho parlato dell'illustrazione ottocentesca, nel Novecento la questione si fa un po' più complicata, perché gli autori iniziano ad, avere delle, ad essere più restii, perché l'illustrazione si associa alla letteratura popolare. Un autore, soprattutto in Italia, che ancora negli anni venti, un autore di romanzi era uno scribacchino, era uno che scriveva la letteratura alimentare, cioè doveva scrivere le cose che vendevano per guadagnare. Non era un vero artista. E con le immagini si tirava un po' la zappa sui piedi. Se voi prendete infatti i grandi romanzi di Pirandello, i grandi romanzi di svevo non sono romanzi illustrati. Ma c'è un'eccezione: i grandi romanzi non sono illustrati. Ma le novelle sì, i racconti di Pirandello escono tutti su giornali come La Lettura, e tutti i racconti di Pirandello che escono. Sul rivista hanno delle illustrazioni. Noi, nel caso di Pirandello, non sappiamo bene quanto Pirandello fosse d'accordo, in realtà, probabilmente Pirandello non era per nulla d'accordo. Ma una volta che mandava i suoi racconti ai giornali, poi i giornali facevano un po' quello che volevano ed era sistematicamente illustrato. Questa è una cosa importante perché noi ora leggiamo questi racconti anche legittimamente solo nelle parti testuali, come li aveva immaginati Pirandello. Ma i lettori e le lettrici che negli anni 10, negli anni 20 del Novecento leggevano i racconti di Pirandello, li leggevano con le immagini. Questa era la consuetudine di lettura, soprattutto per la stampa periodica. E infatti se noi guardiamo i grandi autori del Novecento, qui vi ho messo anch'io Marcovaldo di Calvino, le opere illustrate non sono le grandi opere romanzesche, ma quelle che di più... Eh, si parlano con la letteratura infantile, come Marcovaldo. Questo naturalmente non dice nulla sul valore delle opere. Per me Marcovaldo è il libro più bello in assoluto che abbia scritto Calvino ed è l'unico libro che nasce illustrato. Poi Calvino è stato un autore ampiamente illustrato. Proprio in questi mesi eh, la Repubblica forse sta ripubblicando in edicola tutte le opere di Calvino in edizione illustrata, per l'appunto. Ma arrivo all'ultima cosa che volevo farvi vedere, appunto le fotografie. Perché la grande novità del Novecento è appunto questa. Non solo fotoromanzi, ma opere che nascono o vengono illustrate con le fotografie. E qui illustrate lo metto fra mille virgolette perché non è la parola giusta perché queste opere nascono come opere che hanno insieme le foto e le immagini. Qui vi ho messo un po' di esempi solo per farvi vedere come sono fatte, non mi interessa neanche dirvi da dove vengono queste immagini, ma se voi le guardate è abbastanza intuitivo che in libri fatti in questo modo, se voi ci togliete le fotografie non state capendo più nulla di quello che state leggendo, perché fanno parte in maniera totalitaria delle opere che Leggiamo e guardiamo a questo punto con una serie di problemi. Quando io leggo un'opera illustrata, leggo prima il testo o guardo prima le immagini. Questa non è una domanda così banale come potrebbe sembrare. Qui vi ho messo di nuovo solo un po' di immagini per farvi vedere quanto riccamente la letteratura del Novecento ha sperimentato con l'uso della fotografia. E concludo con forse il romanzo italiano più famoso che ha contenuto delle fotografie. E anche questa è una cosa strana perché chi di voi ha letto Conversazione in Sicilia, immagino a parte i vostri docenti quasi nessuno, nessuno lo ha letto con le fotografie, perché non esistono in commercio delle edizioni con le fotografie di Conversazione in Sicilia. Ma è stato Vittorini stesso a inserire le foto in questo libro e sono di nuovo più di 100 fotografie, non si tratta di tre foto che a un certo punto troviamo per caso. Questo libro no, non ce l'ho messa un'altra immagine. Ora non so più tornare nella slide. Va bene, non ha importanza. Vi avevo messo solamente il frontespizio. Questo libro è ricchissimo di fotografie, grazie. Cosa succede? Vi racconto brevissimamente la storia e concludo così. Vittorini pubblica questo libro prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, con tutta una serie di problemi di censure perché esce durante il regime fascista. Negli anni 50 Vittorini dice io voglio ripubblicare Conversazione in Sicilia e voglio pubblicarlo in un'edizione che deve essere una sorta di film statico, di film muto per l'appunto. Allora chiama questo Luigi Crocenzi, che era un giovane fotografo, fanno un viaggio in Sicilia a fotografare i luoghi da inserire in questo libro. E di nuovo, proprio come Manzoni, Vittorini fa da regista, ma in questo caso quasi letteralmente assembla le scene, dice a Luigi Crocenzi guarda quello scorcio fotografa, lo aspetta, chiamiamo quella signora, facciamola sedere e gli facciamo una foto. E poi assembla questo libro. Il libro esce per Bonpiani negli anni 50, appunto edizione illustrata a cura dell'autore con la collaborazione fotografica di Luigi Crocenzi. Questa sorta di sottotitolo è stato un sottotitolo per cui Vittorini e Crocenzi sono finiti in tribunale. Perché Luigi Crocenzi, dopo aver fatto tutte queste foto, dice a Vittorini, ora che abbiamo fatto quest'opera di testi e di immagini, io voglio essere l'autore di questo libro, io voglio firmarlo tanto quanto lo firmi tu. Perché la metà di questo libro ormai l'ho fatto io, Vittorini, ovviamente, non poteva mai accettare una cosa del genere, e il compromesso che trovano è questo qui. Ma è significativo della grande importanza che ormai viene data alla fotografia nella composizione delle opere letterarie. E questo lo ritrovate in grandissimi autori del Novecento, non sono delle eccezioni: Pasolini, Sciascia. Lalla Romano, che ovviamente è un nome molto meno noto ma altrettanto importante del nostro Novecento, Gianni Celati e così via. Tantissimi enormi autori della nostra letteratura del Novecento hanno fatto delle opere con delle immagini. E su questo mi chiudo. Grazie mille. Grazie. Grazie davvero a Giuseppe Carrara con questa panoramica sul libro immagine che ci insegna anche che la multimedialità non è un'invenzione solo degli anni 2000. Ecco. Allora adesso lascio lo spazio a voi, se avete domande e curiosità su tutte e tre le relazioni che abbiamo sentito, abbiamo qui tutti e tre i relatori a vostra disposizione. Se alzate una mano vi raggiungo. Buongiorno, grazie. Riprovo, funziona. Prova? Allora... No, no, no. Eh, non so, mi sembra che... abbiamo chiesto un altro microfono, forse intanto se la... Eh, sì, no, forse funziona. funziona. Eh, allora intanto complimenti, ma veramente sinceri, perché è stato bello, interessante, piacevole. E io volevo fare una domanda brevissima a tutti e tre. Allora al, professor, al professore, allora dopo, visto che è impegnato. Eh, la seconda riguardava l'analisi che ha fatto di Pinocchio. E volevo chiedere, eh, cioè la presentazione, insomma l'interpretazione che è stata data del, della fiaba di Pinocchio, volevo chiedere se per caso eh, conosceva o comunque voleva darci un suo parere su quella che è stata l'interpretazione del cardinale Biffi. Prima ha detto a seconda dei periodi viene letto l'immagine del fascismo in modi diversi. Ecco, volevo chiedere cosa ne pensava di quella che era stata quell'interpretazione. Al professore volevo chiedere invece ehm, se non citare Don Chisciotte sia stato giustificato dal fatto che non c'era un filo rosso con Manzoni o se è stata una scelta sua. E invece al, all'ultimo professore, cosa ne pensava invece di Guareschi, autore, illustratore, anche lui proprio personale delle proprie opere. Grazie e complimenti ancora. Eh, magari raccogliamo prima le domande, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, se no passiamo alla risposta. Per intanto no, per cui vi, vi lascio rispondere allora nell'ordine che preferite. Comincio, grazie per la domanda molto puntuale. Eh, per fortuna conosco il libro del cardinale Biffi, quello contro Mastro Ciliegio, no? se non ricordo male, di una ventina d'anni fa, però ricordo a tutti un libro in cui il cardinale sostanzialmente eh, delinea... Eh, o, meglio, rilegge Pinocchio alla luce di una parabola sostanzialmente evangelica, no? quindi riconosce. D'altronde, la stessa scena che è appena stata ricordata dal professor Carrà è chiaramente un venerdì santo, no? quella scena dell'impiccagione di Pinocchio, che forse molti di voi ragazzi non ricordate perché tipicamente adesso viene spunta nelle versioni no, adesso contemporanee, abridged, no? quelle tagliate ma può essere ed è certo che insomma Collodi comunque ha avuto una educazione religiosa dalla quale poi come a volte succede si staccò no, con particolare eh, acrimonia negli anni dell'unità dell d'Italia quando abbracciano queste idee appunto patriottiche e, e nazionaliste. Sì, io ho più l'impressione che in realtà semplicemente si richiami come diceva un po' prima il professor Barucci a proposito dei promessi sposi ad alcuni archetipi invarianti, tipici del racconto di ogni storia e di ogni tempo sostanzialmente però insomma eh, sarebbe un discorso poi eh, piuttosto lungo piuttosto, piuttosto ampio eh. allora scusate innanzitutto scusi per prima ma dovevo gestire un aspetto in rete indietro allora complimenti per la domanda perché effettivamente ha beccato cioè spiegazione io ho fatto una sorta di mezzo falso, nel senso che Foscolo inserisce nel suo, nel suo piano di studi anche il Don Quixote del Cervantes, che effettivamente è un romanzo secentesco. Allora, non l'ho inserito perché effettivamente non mi si incastrava bene nel, nel filo rosso che stavo cercando di tessere e menzionare quello mi avrebbe costretto ad aprire un'altra pagina che ho cercato di tagliare perché volevo... Essere molto denso, però effettivamente quello è un vero romanzo, naturalmente non italiano, ed è un romanzo straordinario. Qui allora mi, di, mi limito a dire un aspetto minimo. Tenete conto che naturalmente il grande Giochino Manzoniano è quello del, dell'anonimo, del narratore e che tra l'altro mentre nei promessi sposi i, i due narratori sono più o meno sullo stesso livello, cioè tutti e due a volte dicono cose intelligenti, nel fermo lucia il narratore anonimo del Seicento dice delle gran corbellerie e il narratore manzoniano glielo dice brutalmente. Bene, il punto è che naturalmente l'idea del manoscritto ritrovato è una cosa profondissima che c'è già per l'appunto nel Don Chisciotte. Ed è interessante vedere come anche nel Don Quixote in realtà c'è il manoscritto ritrovato, perché viene trovato un manoscritto, diciamo in un mercato. E anche lì abbiamo come dire, una dialettica un po' strana tra il narratore e il narratore del manoscritto che è stato ritrovato. Quindi avrei potuto usarlo, ma mi avrebbe portato fuori strada in questo momento. Bellissima domanda, grazie. Grazie, sì anch'io molto velocemente perché in realtà la questione è complessissima, che riguarda un altro aspetto di questo discorso che è quello che noi ora chiamiamo il caso del doppio talento, perché in realtà l'esempio che faceva lei non è l'unico, sono tantissimi gli autori che si autoillustrano. La fiera della vanità di Thackeray è un altro esempio, lui si autoillustrava, faceva lui disegni, li inseriva nei libri e anche in quel caso poi molto spesso le immagini sono state tolte. E. e. qui davvero apriamo un campo sterminato che non riguarda solo l'autoillustrazione ma talvolta anche la filologia, se noi andiamo a prendere tanti manoscritti a volte ci sono i disegni, le illustrazioni degli stessi autori che ci fanno scoprire delle chiavi di lettura che altrimenti non avremmo immaginato il caso forse più emblematico è quello di Kafka di cui i taccuini, i manoscritti con i disegni sono stati pubblicati e aprono davvero delle strade interessantissime ma soprattutto nel caso de, dell'autoillustrazione, lì davvero è quello che mi colpisce di più quando poi le opere non vengono ripubblicate con i disegni degli stessi autori, perché quello è davvero un progetto complessivo autoriale su cui non ci sono dubbi. Quindi grazie. Va bene, allora, grazie per la domanda, grazie per le risposte. Adesso vi devo annunciare tristemente che facciamo una pausa. Ci rivediamo alle 12. Grazie. Ci rivediamo? Un, po un pochino prima delle 12. Facciamo 11.55 qui. 11.50 mi dice la prudente. Va bene, grazie. Sì. Hai chiuso? Sì. Allora facciamo anche un 5 minuti prima così poi partiamo subito e finiamo un attimo prima. Ci saranno gli interventi dei ragazzi e invito coloro che devono parlare a venire un attimo qui così facciamo le prove. Adesso smettiamo di registrare. Quindi una decina di minuti. I bagni sono a lato e appunto le macchinette del caffè sono fuori. Quindi 10 minuti circa qui. Grazie.